Ciao a tutti, bentornati su Stars in the City, benvenuti ai nuovi, benvenuti agli abbonati che gentilmente stanno sostenendo il canale di Stars in the City. Presto arriveranno degli ulteriori abbonamenti perché mi avete scritto di volere un'evoluzione così da avere delle risposte mirate in una live chat e contenuti speciali. Ci stiamo lavorando, ragazzi, però i contenuti speciali ovviamente devo girarli, altrimenti non potrei mai garantirveli e sono giornate un po' incasinate. Quindi benvenuti a tutti, bentornati a tutti quelli che mi seguono, benvenuti ai nuovi e ragazzi, bentornati all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 4 all'11 luglio, perché questa settimana Marte entra in Toro. Allora, è tanta roba. Questa è l'ultima, la settimana scorsa è stata l'ultima settimana in cui Marte era nel suo domicilio di fuoco. Ne ha combinate di ogni, c'è stato anche un bel trigono di Marte con la Luna in Sagittario, quindi i segni di fuoco, anche i segni d'aria hanno avuto, insomma, modo di beneficiare, quindi non soltanto gli ascendenti, anche il Sole, tutte le persone che avevano stellium, Sole, ascendente, valori personali, in segni di fuoco, in segni d'aria, hanno beneficiato di un giugno che ha dato uno sprint per ripartire, per iniziare cose nuove e ragazzi, come la luna nuova in cancro, in segno cardinale, porta delle novità in politica, nell'infanzia, nella maternità, avete visto la storia dell'aborto in America, anche Marte in Ariete, Giove in Ariete e tutti i pianeti in Ariete, essendo cardinali come il segno del cancro, come la bilancia e come il capricorno, danno inizio a nuove realtà. Quindi, quando ci sono dei transiti importanti in questi quattro segni, sappiate che lì l'energia è l'unica che ha realmente la capacità di cambiare le cose, perché i segni cardinali sono quelli proprio che danno inizio, tanto è vero che Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno sono anche i segni che corrispondono al primo mese, all'ingresso delle nuove stagioni, ok? Quindi hanno quel tipo di energia. Poi i segni successivi, per esempio il Toro, per esempio il Leone, sono i segni fissi e quindi hanno un'energia stanziale, fissa, ragazzi, concreta, anche se poi uno è di fuoco, uno è di terra, acquario d'acqua, no, scusate ragazzi, acquario d'aria, un lapsus, e scorpione e d'acqua sono i quattro segni successivi. Quelli, i segni fissi poi hanno il compito di stabilizzare, stanziare, concretizzare quello che il segno cardinale precedente ha messo in atto. Quindi tempi di grandi cambiamenti, tempi di grandi energie anche in giugno, la luna nuova in un ulteriore, nel successivo segno cardinale ha portato queste novità e magari ne inaugura altre. Per esempio Di Maio, che è un cancro, se non sbaglio, con la luna in cancro, non ho guardato il tema di nessuno, ragazzi, è per esempio un cancro, infatti, con la luna nuova. Ha dato vita a un nuovo partito, se non erro, così mi hanno raccontato. Vi butto lì che se non ricordo male, lui ha un'undicesima casa, l'undicesima è l'entourage, ragazzi, quindi anche il partito, che sì, è in settima, ma anche l'undicesima, non le persone che è intorno, se non sbaglio, era in uno, in Scorpione, con Plutone in Scorpione. E adesso dal 5 entra Marte nel segno del Toro, opporrà quell'undicesima casa, ergo qualche tradimento, qualche inciucio, qualche pezzo grosso se lo perderà sicuramente per strada e rimarrà all'osso. Però insomma, quando avremo più tempo ci dedicheremo anche alle faccende politiche, ma la luna nuova in Cancro, ragazzi, inevitabilmente porterà non soltanto Di Maio, che non è il capostipite, porta altre novità. Se non erro, Draghi e Mattarella hanno dei valori molto importanti in Cancro, no? Quindi insomma possono esserci delle evoluzioni. Quindi stavo dicendo, il 5 luglio, Marte, il dio della guerra, il dio della forza, il dio della passione, l'Eros, entra nel Taurino, se nel venusiano segno del Toro, e quindi inizia a crearsi, a concretizzarsi nel cielo quell'energia a cui ci siamo tanto dedicati. Vi lascio in sovraimpressione il video dedicato all'incontro
di Marte, nodo nord, Urano, epocale, epocale, non succedeva veramente dai tempi, insomma, dagli anni 40, da fine anni 30, inizio anni 40, insomma, tempi che hanno effettivamente cambiato un po', no? Gli esiti del Novecento. E quindi, se vi lascio in sovraimpressione, ragazzi, il video se volete approfondire, perché c'è questo incontro epocale, ci saranno dei cambiamenti nell'economia, ci sono già stati, adesso succede qualcosa di più importante, di più grande a livello di banche, di economia, anche qualcosa, ragazzi, legato ai beni immobiliari. Attenzione. Alla medicina, al benessere, alle catene di ristorazione, tutto quello che è taurino, cioè tutto quello che è legato ad una Venere di terra. Sicuramente l'Italia, Roma e Toro, ragazzi, l'Italia, il nome Italia è Vitulia, no? Terra di bovini e di vino, se non erro. Insomma, io sono un po', ne so qualcosa, insomma, dell'etimologia di questo nome. E del toro, quindi sicuramente l'Italia vedrà dei cambiamenti, degli assestamenti economici. Possono esserci anche delle scoperte archeologiche interessantissime, perché il segno del toro, insieme al segno della bilancia, è legato, oltre che all'amore e ai piaceri, ragazzi, alla bellezza, all'arte, alle opere artistiche. Il toro, più della bilancia, a quelle, no, archeologiche, quelle legate alla terra, legate agli immobili, proprio alle opere d'arte. La mia fantasia non riesce ad immaginare cosa in concreto potrebbe accadere da qui a qualche settimana, perché questo transito va dal 5 luglio fino al 21 agosto. Io vi lascio sempre in sovrimpressione nell'info box quel video nel quale proviamo a fare delle previsioni segno per segno, quindi non soltanto a livello collettivo, lì forse ero stata un po' più specifica. L'ultima cosa che volevo dirvi: potrebbero esserci delle tensioni, magari fra l'Italia e l'America o nei confronti dell'America, perché Biden, la Clinton che gli sono dietro, sono del segno dello scorpione, ci sono dei transiti molto importanti, no? A livello proprio economico per questo segno. I segni più intercettati saranno il toro, il leone, lo scorpione in primis, e l'acquario, che ha anche Saturno sul sole o sull'ascendente, insomma, che è altrettanto importante. Quindi potrebbero esserci delle novità anche riguardo a questi personaggi, o comunque a tutte le persone, a tutti i personaggi politici, soprattutto perché la luna nuova era nel segno del cancro, quindi parla proprio di nazionalismo, di patria, di politica. Ma ragazzi, anche persone del mondo dello spettacolo che appartengano a questi quattro segni, che vi ricordo essere toro, leone, scorpione soprattutto, e acquario, non di meno dello scorpione. Quindi potremmo magari divertirci a guardare quello che accade nel mondo. Se volete, scrivetemi nei commenti, perché io credo che dalla prossima settimana avrò qualche oretta in più per dedicarmi a voi, a fare dei contenuti. Quindi se avete delle preferenze, scrivete. Insomma, io prima o poi leggo i commenti, e se mi si accende la lampadina, e se ho tempo e se ho energie, ve lo faccio volentierissimo, insomma, perché ormai abbiamo creato una comunità così carina e così appassionata di astrologia, che è un gioco bellissimo, quello di analizzare il cielo e i transiti di persone che alla fine, ragazzi, guidano il mondo, lo decidono, e insomma, cerchiamo di capire dove ci portano. E quindi andiamo a guardare questo grande, ma questo importantissimo, epocale ingresso di Marte nel segno del toro. Sto guardando anche Mercurio, che nella settimana, nelle giornate, il 5 farà un sestile con Marte, fa un sacco di aspetti. Vi metterò nelle storie di Instagram, vi metterò lo stampo di Mercurio, degli aspetti di Mercurio nel mese di luglio, perché sono veramente tantissimi. Quindi ci sarà notizie, comunicazioni, uscite, scoop, probabilmente, no? Caratterizzeranno questo mese, perché quando Mercurio la fa da padrone, l'energia, le notizie, le comunicazioni, le cose, no, ufficiali avvengono, non c'è che dire. Quindi abbiamo il 15 un sestile di Mercurio e Marte, il 9 Mercurio quadra Giove, il 9 Mercurio fa una coniunzione
congiunzione con Lilith, assolutamente sì, e poi il 13, ma no, siamo già fuori. Farò una quadratura con Chirone, eventualmente, insomma, ne parleremo nella prossima settimana. Quindi andiamo a guardare che cosa accade segno per segno con questo Marte in Toro, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, questa settimana con Giove in Ariete, Marte che entra nel segno del Toro già il giorno 15, l'energia inizia a spingere per affermare il vostro potere personale. Ragazzi, questa è una interpretazione generica che può avere una lettura a 360 gradi, però è di questo che è da qui che parte, diciamo, questo switch, questo cambio energetico. Adesso cercheremo di capire in quali ambiti si può dipanare. Ovviamente è un potere personale, costruttivo, di benessere, quindi è qualcosa che vi scatta dentro o che è necessario fare. Per un qualcosa di esterno, voi sapete che così dentro come dentro, così fuori, no? Quindi così dentro, così fuori nella Matrix. Quindi se arriva questa energia in un settore nel quale io devo affermare il mio potere personale e magari io non lo faccio perché faccio resistenza, perché prendere posizione su qualcosa mi può incasinare troppo la vita, perché non ce la faccio, non ce la faccio perché i pianeti in Toro sono venusiani, quindi abbiamo un bisogno, abbiamo un attaccamento verso qualcosa, verso qualcuno e quindi pur di non perderlo sopportiamo e abbassiamo la cresta. Quindi possono essere molte le motivazioni che ci spingono a non esercitare il nostro potere personale, il nostro controllo, se però dobbiamo farlo, perché per l'evoluzione, quell'azione è importante per noi, se non lo facciamo da dentro, accadrà qualcosa di così, stressante, magari opprimente, oppure così necessario, o un distacco, o una perdita, qualcosa dall'esterno che ci obbliga a farlo. Quindi alla fine il risultato non cambia. Noi dobbiamo fare questo tipo di esperienza in questo momento. Quindi voi esercitate il vostro potere personale, il vostro controllo e le vostre risorse economiche, emotive, intellettuali, un controllo che può essere anche nei vostri confronti. Esempio, parlando di un Marte in Toro, potrebbe esserci necessità di smettere di fare una cosa, quindi di esercitare un controllo su di noi per il nostro benessere. È chiaro che questa energia che inizia adesso, che inizia questa settimana, avrà, come molti di voi sanno, degli sviluppi, cioè soltanto l'inizio, avranno degli sviluppi queste vicissitudini che arriveranno fino al 21 agosto. Come ho già detto nell'introduzione, ma ovviamente non tutti la vedono, per mancanza di tempo e anche per mancanza di interesse, ragazzi, vi ho messo il link nell'introduzione e se ricordo ve lo metto anche nell'info box di quel video sugli incontri del destino, sulle svolte del destino portate da Marte in Toro, che entra appunto il 5, con Nodo Nord, che è proprio il karma, il destino personale e anche collettivo, e Urano, gli avvenimenti improvvisi che poi fanno succedere, che portano i cambiamenti nella nostra vita. È un incontro di pianeti nel segno del Toro che non si verificava da 87, 88 anni, andrò a guardare, non lo ricordo più, ma è abbastanza. Quindi è una cosa che capita una volta là, una volta al secolo e adesso tocca a noi. Quindi dovete esercitare un potere personale o su di voi, no? Su delle vostre abitudini per cambiarle, perché c'è bisogno proprio di una svolta di vita importantissima, visto che avete Giove in Ariete o sull'ascendente Ariete, quindi state chiudendo un ciclo iniziato nel 2011, ne iniziate un altro che finisce nel 2034 e quindi bisogna fare un upgrade, un salto di qualità e rinnovarci e soprattutto portare energie migliori e non strascichi, pesantezze, cattive abitudini del passato in un futuro che invece parte molto bene e può essere molto promettente. Quindi c'è bisogno di un'azione. Oltre a fare una forza, a
ad imporre questa forza su di voi per smettere di fare qualcosa che può essere, ragazzi, oltre a un vizio, una relazione tossica, un lavoro che vi fa soltanto del male, dove magari vi sfruttano e non vi danno quello di cui avete bisogno. Quindi, oltre ad essere un'azione per interrompere qualcosa di malsano, può essere anche un'energia che invece vi spinge a fare qualcosa invece di molto coraggioso e molto importante per voi. Come capirlo? La differenza, ragazzi, è come arrivate al transito. Dipende dalle condizioni in cui siete, perché i transiti agiscono su quello che trovano. Quindi, se c'è qualcosa su cui rimediare, se c'è qualcosa su cui intervenire, insomma, cambiarla, modificarla, interromperla, controllarla, gestirla meglio, questa settimana, da questa settimana, questo Marte porterà ciò. Se invece avete già fatto questo, siete già riusciti a sfruttare l'energia di Giove in Ariete dall'11 maggio, che poi è stato raggiunto da Marte in Ariete il 25 maggio, quindi se siete già riusciti a rompere col passato, a riprendere in mano la vostra vita, allora questo ingresso di Marte in Toro indica che siete pronti a fare progetti per il futuro. Progetti che richiedono grandi risorse, grande stabilità, grande centratura, grande maturità, grande solidità emotiva, quindi proprio esserci, promettere la presenza, essere affidabili e restare anche quando il gioco si fa duro. Quindi solidità però significa anche che potreste avere, come dire, potreste dar fondo a tutte le vostre risorse economiche per impegnarvi in qualcosa di costruttivo, duraturo, ma anche impegnativo. E quindi qua parliamo, ragazzi, di mutui, investimenti, relazioni impegnative in qualche modo, o nelle quali si sta partendo da zero, oppure start-up lavorative. Cambiamenti lavorativi importanti. Voi Ariete, ascendente Ariete, ragazzi, avete un Saturno che da 2 anni, un Saturno in acquario che adesso è retrogrado e che da 2 anni vi sta chiamando, vi sta spingendo a realizzare un sogno, un progetto, a mettervi in proprio, a fare qualcosa, a realizzare un sogno che vi vede in mezzo agli altri, che vi permetta di condividere. Non è un sogno in solitaria. Però ci sono stati molti alti e bassi, ci sono stati molti cambiamenti di rotta, cambiamenti di entourage, le persone che inizialmente e idealmente avevate scelto come compagni di avventura hanno subito una rivisitazione, c'è stata una selezione in atto. Saturno, d'altra parte, non vuole che questo, e adesso che è retrogrado, probabilmente state rivedendo ancora qualcun altro, lo state valutando per vedere se è meritevole di fiducia, di spirito di amicizia, per essere traghettato con voi in questo progetto e nel vostro futuro. Quindi è un momento impegnativo, con la luna nuova in cancro della scorsa settimana e questo sole in cancro è ipotizzabile che stiate facendo dei progetti per mettere su famiglia, per comprare casa, per traslocare. Quindi sono molte le cose che bollono in pentola, però voglio dire, voi lo sapevate già, perché quando c'è il ritorno di Giove sul proprio segno solare, una cosa che capita ogni 12 anni, è chiaro che è un anno di consolidamento, di grandi cambiamenti, dipende poi da come ci si arriva. Se si arriva che ci si trova alla fine di un ciclo e molte cose non vanno bene più e non hanno energia per arrivare nel futuro, è chiaro che con l'anno di Giove in Ariete si concludono, perché poi Giove in Ariete, segno cardinale legato assolutamente agli inizi, non può, proprio come energia, non può portare con sé nel futuro cose che sono invece alla fine, agli sgoccioli, quindi magari c'è un'accelerazione, della conclusione delle cose, no? Se invece durante
gli anni precedenti al ritorno di Giove sul vostro segno, avete seminato bene, avete costruito qualcosa che è molto in linea con voi, con la vostra energia e quindi ha linfa vitale per continuare a esistere. È molto probabile che con il transito di Giove abbia addirittura uno sbocciare, un fiorire, quindi promozioni, proposte di matrimonio, figli, convivenze, fidanzamenti ufficiali laddove magari c'era stata una conoscenza, ravvicinamenti, trasferimenti, insomma, tutte cose abbastanza ufficiali, abbastanza palesi e comunque molto positive. Quindi è normale che sotto un transito di Giove nel vostro segno o sul vostro ascendente, ancora di più spesso. Che dura tra l'altro un anno, è normale che accadano varie cose, che quindi vi venga voglia di mettere su casa, come potrebbe essere in questo momento, che abbiate voglia di fare investimenti, che abbiate voglia di fare delle start-up o comunque di far partire dei progetti nei quali gli amici sono sempre la parte fondamentale, perché voi siete delle persone che siete ambiziose ma team leader, non siete fatte per stare da sole in solitudine, è molto raro trovare un ariete che ha questa esigenza, poi ovviamente dipende dal tema natale, quindi gli altri sono molto importanti, ma Saturno vi chiede di selezionarli bene, ok? Quindi questo è l'ultimo consiglio che vi danno le stelle. Io vi faccio un grande in bocca al lupo per questa settimana così vivace e impegnativa. Fatemi sapere nei commenti e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, questa settimana diversi pianeti si allineano per aiutarvi, per darvi nuova energia, notizie, contatti, inizi, comunicazioni, svolte in famiglia. E insomma, è una settimana in cui inizia quel periodo centrale dell'anno nel quale per voi si muovono delle energie strepitose, stratosferiche, epocali, colossali, che potrebbero cambiare la vostra vita a 360 gradi. Per chi capitasse per la prima volta su questi video, l'ho già ricordato nell'introduzione, dove c'è il link, lo trovate in sovraimpressione. Dovrei mettervelo, lo troverete anche nell'info box, di sicuro lo trovate nel canale. C'è un video dedicato a questo periodo che inizia il 5 luglio e finisce il 21 agosto, che è il periodo di Marte in Toro, congiunto ad Urano, che è il signore degli avvenimenti improvvisi, e Nodo Nord, che è il destino. Quindi c'è un allineamento di pianeti che sono appunto Marte, Urano e Nodo Nord in Toro. C'è dunque questo allineamento di pianeti che non avveniva da moltissimo tempo e sono andata a controllare e nel 1900 non si è compiuto questo allineamento, quindi addirittura risale al secolo precedente. Comunque ragazzi, ci sono svolte di vita, adesso inizia qualcosa, iniziate ad essere protagonisti di un qualcosa, iniziano dei grandi cambiamenti che possono riguardare la vostra sfera sentimentale, economico-lavorativa, e anche immobiliare, perché i pianeti in Toro sono proprio legati alla materia, alle comodità, agli agi, al comfort. C'è stata una luna nuova in Cancro, congiunta al Sole in Cancro, anche alla Lilith in Cancro, veramente. E adesso il 5 Mercurio entra nel segno del Cancro, quindi il nido, la famiglia, le tradizioni, le memorie antiche, le generazioni, il karma familiare, le eredità sono un argomento che si proporrà e riproporrà inevitabilmente, tanto più che Saturno è quadrato al vostro Sole, sarà quadrato, cioè sarà dissonante, sarà un po' spigoloso al vostro Sole, al vostro ascendente, se avete dei valori importanti in Toro, al vostro stellium, e quindi significa che dovrete uscire, oltre al cambiamento che si creerà, diciamo che per assecondare questo cambiamento dovrete uscire sicuramente dalla zona di comfort, dalle comodità, magari anche cedere un pezzo di qualcosa, che sia un'eredità, che sia un bene, che sia una vendita, per seguire, per rispettare le regole o comunque per rispettare o il passare del tempo, comunque ragazzi, il volere di Saturno.
Quindi ci sono veramente molte novità. Con Mercurio che entra nel segno del Cancro, ci saranno dei confronti con i fratelli, dei chiarimenti, ci saranno dei confronti e dei chiarimenti non soltanto fra i luoghi, il luogo di nascita, ragazzi, i beni, perché poi quando si è adulti si parla di quello, ma anche probabilmente possono esserci dei chiarimenti riguardo all'infanzia. Sapete, ragazzi, anche a quella sorta di gelosia che si crea fra fratelli, nei quali ci si rinfaccia le cose, nei quali ci si rinfaccia anche l'amore dei genitori, insomma, anche questo fa parte dell'età adulta, fa parte della vita, fa parte del disaccordo e inevitabilmente una luna nuova che comunque è andata a congiungersi proprio con Lilith, che è la luna nera, che quindi riporta a galla tutti quelli che sono i deficit del segno del Cancro. Ha fatto sicuramente riemergere delle emozioni, dei ricordi, anche delle situazioni legate ai vostri bisogni negati, scomode, o comunque a delle cose che dovevate fare e che non avete fatto, e con l'ingresso di Mercurio si parlerà anche di questo, ragazzi. Quindi, momento molto intenso, però assolutamente risolutivo. Io ve l'ho già detto, in questi 2 mesi probabilmente avrete notizia di dover rinunciare a qualcosa. In questa grande svolta epocale che riguarda la vostra vita a 360 gradi, qualche pezzo dovrete lasciarlo indietro. Che siano possessi emotivi o possessi economici o magari immobiliari, probabilmente andrete nel futuro molto più snelli, molto più alleggeriti, molto meno zavorrati, molto meno appesantiti, molto più leggeri, col cuore leggero, brioso. Chiudete i conti con il karma, apparate le situazioni, fate tutte le cose come è giusto che vadano fatte, proprio a regola d'arte, come Dio comanda. Non fa se volete chiudere il conto con il karma, qualsiasi cosa si presenti, qualsiasi cosa abbia ripresentato o riproposto questa luna nuova nel segno del Cancro, non fate quello che conviene a voi, ma fate quello che sia giusto per tutti. Sviluppate l'empatia. Mettetevi nei panni degli altri e soprattutto sviluppate un concetto di giustizia, perché questi pianeti in Cancro, che sono assolutamente amici del Toro, lo aiutano, del Toro e dell'ascendente Toro ovviamente, lo aiutano a comprendere quali sono i propri bisogni negati, ma anche quando ha negato i bisogni degli altri. A volte il segno del Toro pensa che gli altri debbano fare qualcosa per farlo sentire bene, per farlo sentire giusto. È molto simile al segno del Cancro in questo, in alcune pretese infantili, quando magari pensa che gli altri debbano soddisfare anche la sua fame di amore, o anche di attenzioni e di protezioni. A volte il Toro si sente insicuro e ha bisogno che si aspetta che qualcuno che lo ama, i familiari, anche gli amici, lo proteggano e lo tengano al sicuro. Però a volte ci sono degli eccessi in queste richieste e in questo modo generiamo karma perché abbiamo delle aspettative, quindi abbiamo dei sentimenti di rivalsa nei confronti degli altri, soprattutto dei familiari, delle persone più vicine, e quindi esigiamo una compensazione che poi a volte magari chiediamo dal punto di vista materiale, ereditario, cerchiamo di prendere, e lì continuiamo ad aumentare lo sfasamento, ok? Quindi ragazzi, io non ho idea delle varie vicende della vostra vita che siano emerse con questa luna nuova in Cancro, con questo Mercurio in Cancro, ma cercate di fare le cose giuste, fatevi anche consigliare, questo Mercurio in Cancro è un rivelatore di notizie positive, di notizie chiare, anche di buone notizie, ok? Di interlocutori onesti, di persone anche che ritornano dal passato per dirvi la verità, per aiutarvi. Forse ci sarà proprio bisogno di andare a rispolverare vecchie carte, vecchie situazioni, vecchie memorie, qualsiasi cosa, ragazzi. Però se volete chiudere definitivamente, come secondo me riuscirete a fare soprattutto dal 21 agosto e per molto tempo, se volete chiudere con il karma, col destino, se si ripresenta di nuovo una cosa da sistemare, se tocca a voi, fatelo.
Se siete gli unici che possono farlo, fatelo. Se è una cosa che non vi compete minimamente, fatevi un esame di coscienza. E non mettetevi in mezzo, perché spesso il toro è vero che cerca protezione dagli altri, ma è anche molto protettivo nei confronti degli altri. E quindi a volte circonda le persone che ama di tanto affetto, di tanta protezione, da impedire a quelle persone di cavarsela e quindi di vedersela con il proprio karma. Di sviluppare i propri talenti, di vincere le proprie sfide. Quindi il toro rischia anche di essere soffocante e di far impigrire le persone che ama. Invece no, bisogna trovare la giusta misura, amare senza impedire agli altri di crescere, di evolvere e di affrontare le proprie sfide. Quindi settimana di chiarimenti, di ricordi. Confrontatevi anche con qualcuno che possa aiutarvi a mettere a posto i tasselli giusti, perché è un ottimo periodo per rimettere le cose a posto se fate il giusto sforzo, no? Se riconoscete anche che gli errori sono a 50 e 50. Quindi è un grandissimo momento. Se aspettate notizie di lavoro che si erano arenate un attimo, sappiate che potrebbero arrivare inaspettatamente queste notizie anche per voi che non ci speravate più. Sappiate che ci sono, se non si tratta di viaggi, di vacanze, di ritorni a casa, dai genitori, dai nonni, vacanze con i familiari, vacanze al mare. Ragazzi, sono previsti degli spostamenti che possono parlare di viaggi di lavoro o anche di trasferimenti veri e propri, fosse anche solo di ufficio, fosse anche solo di un piano all'interno della stessa azienda, però il cambiamento, le notizie, i chiarimenti saranno le parole d'ordine di questa settimana, che sarà comunque molto redditizia, molto positiva e riporterà il giusto dove era stato tolto. Quindi sappiate che comunque Marte e Mercurio sono esattamente in un posto favorevole per voi e vi faranno e vi sorprenderanno, anche se dovete impegnarvi, anche se vi ho ricordato prima i vostri doveri, voi vedrete che sarete piacevolmente stupiti. Fatemi sapere che cosa accadrà. Questo è un mese, inaugura un mese molto importante per Toro, ascendente Toro e anche Luna in Toro, visto che me lo chiedete spesso. Vi aspetto e passiamo agli amici dei gemelli e dell'ascendente gemelli. Cari amici dei gemelli e cari amici con l'ascendente gemelli, ditemi la verità, state pensando di riscrivervi all'università, di riprendere quella laurea che non è mai finita o comunque di qualificarvi in un altro modo nel mondo? C'è questa cosa fortissima, nelle scorse settimane c'è stato un trigono di Mercurio, vostro governatore, in gemelli, in ottimo aspetto a Saturno retrogrado, che probabilmente vi ha fatto venire voglia di qualificarvi meglio, vi ha fatto venire voglia di ambizioni, di essere più rispettabili, di essere più qualificati, di crescere. Vi è venuta una grande voglia di crescere. E adesso con la Luna nuova seguita poi in Cancro, Luna nuova in Cancro, seguita dall'ingresso di Mercurio questa settimana nel segno del Cancro, probabilmente state pensando a come migliorare, state pensando a come andare lontano, state pensando a come qualificarvi e vi state facendo due conti. Vi state facendo due conti proprio per vedere che risorse avete, che risorse avete. E anche ragazzi, diciamoci la verità, con questo Nettuno che è diventato retrogrado dalla scorsa settimana, una decina di giorni circa, probabilmente questa voglia di riqualificarvi è legata anche al fatto che forse il posto di lavoro dove vi trovate non vi soddisfa, più completamente. La vostra psiche sta riavvolgendo veramente il nastro della propria vita e sta tirando delle somme. Insomma, se prima stavate bene, negli ultimi 5-6 mesi, probabilmente con la congiunzione di Giove, dell'ultimo transito di Giove in Pesci su Nettuno,
sono emerse delle Giove, un riflettore, no? Ha puntato la luce sul fondo degli oceani nettuniani e probabilmente avete messo a fuoco qualcosa, avete messo a fuoco vecchi ricordi, vecchi desideri, vecchie ambizioni, forse vi siete ricordati chi volevate essere e una parte autentica di voi è riemersa. È riemersa, ovviamente deve fare i conti con la realtà che nel frattempo si è creata, con la realtà lavorativa che si è creata, con la realtà lavorativa contestualizzata magari in un paese che magari barcolla, soprattutto in alcuni settori, attualmente, quindi a volte non è facile reinventarsi. O soprattutto quando si hanno delle responsabilità nei confronti di mogli, mariti e figli, ma anche di genitori anziani, o comunque si hanno dei pagamenti da fare, non è facile reinventarsi. Però ragazzi, molti di voi, baciati dalla sorte, baciati dai transiti fantastici che ci sono stati e che continueranno ad esserci, perché io vi ricordo che fino a marzo 2023 avete Saturno in trigono, che è una cosa che capita ogni 7 anni circa, anche di più, un aspetto favorevole, sestilio trigono, circa ogni 6-7 anni. È sicuramente un momento altamente costruttivo ed è un momento in cui l'energia, l'universo, le stelle vi offrono un assist per andare lontano. Quindi vi state guardando intorno, vi sta venendo voglia di qualificarvi, le stelle dicono che soprattutto il cambiamento deve essere mentale, forse va rivisitato un attimo il rapporto con i genitori, ci sono troppi pianeti in cancro perché le stelle non chiedano questo, un po' a tutti, nel vostro caso, nello specifico, per raggiungere un'indipendenza psicologica ed emotiva da persone adulte, quindi, da persone adulte, quindi è importante fare lo switch da figli, no? A persone adulte. Perché? Perché spesso il gemelli, proprio come incarnazione, ha quella di assorbire molto la mentalità dei propri genitori, di farla propria, quindi di portarla nel futuro, mentre in realtà quella è l'ottava bassa, il gemelli figlio, il mercurio, raga che resta eterno un ragazzino. Perché? Perché resta eterno Peter Pan, perché non matura. Invece un'ottava alta, cioè la versione evoluta, la versione migliore del segno dei gemelli, e quindi l'espressione migliore di un Mercurio, che è il pianeta della mente, non è solo l'abile venditore, ma non è il furbastro, la furbizia, il doppio giochista. Ragazzi, quelle sono le ottave basse e sono appannaggio della vecchia astrologia, no? Quando magari la furbizia veniva premiata, noi invece a livello evolutivo cerchiamo di premiare l'intelligenza, che è figlia di una mente pura, quando invece la furbizia è un'ottava molto bassa della mente, delle qualità mentali, che solitamente prevede che ci sia un vincitore a discapito di un altro, no? Quindi è una cosa poco nobile perché è insita in essa un po' la fregatura, il termine fregatura non viene pronunciato, ma quello è, ok? Quindi noi cerchiamo di promuovere, di favorire le parti più celesti, più alte della mente, quindi l'intelligenza. E quindi chi si incarna nel segno dei gemelli, per completare, per incarnare un'ottava alta del suo segno, dovrebbe pensare con la propria testa, quindi essere molto onesto con se stesso e vedere se non ha ancora, magari in un'età adulta, quel bisogno di accettazione, quel bisogno di farsi accettare, quindi di adeguarsi all'interlocutore che ha di fronte, per compiacerlo, per dire le parole che l'interlocutore vuole sentirsi dire, per assecondarlo e quindi per ottenere apprezzamento, per stare simpatico, per risultare simpatico, che è una cosa molto importante per il segno dei gemelli quando non ha sviluppato una propria autonomia e quindi ricerca in figure che gli ricordano poi sotto sotto il rapporto con i propri genitori, ricerca quell'approvazione e quell'apprezzamento. E questa, ragazzi, è una grandissima fregatura che ci diamo perché, ragazzi, la vita è una e va vissuta secondo il vostro personalissimo apprezzamento e dell'apprezzamento degli altri, che
che non valgono niente volendo rispetto all'importanza che ha una vita autentica. Ovviamente poi il giudizio, no? Il giudizio è un vincolo, spesso viene usato come un ricatto e quindi ragazzi, vivete la vostra vita ovviamente osservandovi e prendendo atto anche delle debolezze che avete. Questa è l'impronta della settimana. Perché tutto questo pippone? Perché dietro c'è la congiunzione di Mercurio, Luna nuova prima, Mercurio poi alla Lilith in Cancro, che quindi fa riemergere, abbinata ad eventuali ottave basse del segno dei gemelli che Saturno cerca di far diventare alte, potrebbe far riemergere quelle che sono le mancanze. Quando si ha poca forza emotiva, quando si ha poca forza psicologica, spesso si hanno, è probabile, un'inevitabile conseguenza che si abbiano anche scarse finanze, cioè che non si sia, che una persona indipendente psicologicamente è indipendente economicamente ed affettivamente, quindi è un traguardo che migliora la vita. Una persona che non è indipendente affettivamente ed emotivamente, a volte dipende anche economicamente, e quindi in questa settimana, visti i pianeti, probabilmente emergerà anche qualche limite rispetto alle vostre risorse personali. Potrebbero emergere dei bisogni: vorrei fare questo, vorrei andare a vivere da solo, non voglio sentire più tizio e non posso farlo. Non mi piace più questo lavoro, non voglio più questi colleghi, voglio cambiare vita, voglio essere in un altro luogo, non voglio essere dove sono nato, voglio partire. Però ci vogliono le risorse. Ci vogliono le risorse, ma le stelle vi dicono, poi soprattutto per voi che siete i figli di Mercurio, che è il pianeta dell'intelligenza, che per avere risorse, per essere autosufficienti e per essere liberi e vincenti, bisogna partire dalla mente. Quindi una mente, anche in questo caso, pulita, che non si lasci influenzare, che abbia una propria coscienza, abbia dei propri valori, non si adegui ai valori degli altri, e che diventi adulto, consapevole. Lì l'intelligenza dei gemelli esploderà in tutto il suo splendore. Quindi valutazioni, perché volete cambiare e state cercando di vedere quali risorse avete, insomma, no? Se ce la fate a iniziare questo cambiamento, e c'è chi ce la farà e chi ovviamente non ce la farà, perché i transiti agiscono su quello che trovano e il raccolto dipende dalla semina. Quindi, se abbiamo cincischiato, se abbiamo fatto le cicale come al solito, probabilmente le risorse saranno insufficienti per iniziare qualcosa di nuovo. Ma, e l'astrologia è bella per questo, avete sempre tempo in questi 2 mesi, luglio e agosto, di lavorare su di voi, perché dal 21 agosto Marte, il dio della guerra, per 7 mesi farà una sosta extra nel vostro segno e lì avrete risorse, grinta, energia, e se c'è insomma anche un corpus, se avete anche le spalle coperte, siete pronti, potrete lanciarvi veramente verso delle avventure meravigliose, e lì inizierà il cambiamento per voi, però dovete metterci anche la vostra parte. Ragazzi, un grande in bocca al lupo, fatemi sapere come vanno le cose, impegnatevi a cambiare quello che non vi piace, non siate nichilisti, non siate disfattisti, e passiamo agli amici del Cancro e dell'ascendente Cancro. Cari amici del Cancro e cari amici con l'ascendente Cancro, innanzitutto buon compleanno, ho dimenticato, se non sbaglio, lo scorso video, non li riascolto mai, ma vado a memoria, insomma qualche volta mi sono dimenticata di ricordare a tutti che questo è il vostro segno, che è il vostro mese, e che i 10 giorni prima e i 10 giorni dopo il compleanno sono quelli che determinano un po' l'energia dei 365 giorni successivi, perché quando il Sole ritorna su se stesso, e questo accade con uno scarto di 10 giorni prima e con uno scarto di 10 giorni dopo, si mettono in moto, no? Tutti i pianeti, insomma, si attivano i transiti che ci sono, e quindi accadono delle cose che ci fanno capire bene o male il trend, insomma, no? Dell'anno che verrà.
Quindi cercate di seminare energia positiva, cercate di non arrabbiarvi, cercate di fare cose costruttive e poi insomma sia fatta la volontà di Dio. Perché? Perché avete avuto la luna nuova, quella capita a ogni segno, no? Che compie gli anni, che la luna nuova sia nello stesso segno del sole, però questa luna nuova ha fatto congiunzione con Lilith, che è la luna nera, e quindi sono emerse probabilmente antiche memorie, ricordi dell'infanzia, rapporto con la madre, con i genitori, con i fratelli, con il luogo d'origine, karma familiare, nonni, tate, insomma, ragazzi, anche problemi di nutrimento, di alimentazione. Fatto sta che sono riemerse tutte cose che riguardano la famiglia, il luogo d'origine, i ricordi, i fratelli. E probabilmente c'era qualcosa di doloroso. Perché? Perché era la Lilith. La Lilith indica sempre il lato oscuro della luna, no? Quindi tutto quello che è la negazione del segno del cancro, che è l'ottava bassa del segno del cancro, quindi l'amore che non avete ricevuto. Le privazioni che avete ricevuto, gli adulti che non sono stati affidabili, che sono stati vicini a voi, le cose che vi sono state tolte, insomma, ragazzi, tutti gli aspetti tristi, dolorosi, e perché poi rimangono impattati nelle memorie emotive delle persone disfunzionali che sono legati alle origini, quindi alla famiglia, alla patria, al karma familiare, insomma, e ai primi anni di infanzia. Però questa è la volta buona, insomma, che uno riesce a darci un taglio. Che uno riesce a darci un taglio quando torna questo karma familiare, e gli unici che possiamo fare siamo noi, ragazzi, siete voi, cioè, e chi è consapevole che quell'anello della catena va spezzato con il perdono, con la fine magari della reiterazione di certi comportamenti, di certi atteggiamenti, di certe emozioni. Quindi l'aspetto di Marte in Toro, in ottimo aspetto col Mercurio in Cancro il giorno 5, segnerà proprio l'occasione per recidere un tentacolo, un legame, un qualcosa. E lo farete in una maniera sicuramente agevole e in maniera meno tormentata, meno scomoda, anche meno dolorosa, meno rabbiosa, meno lacerante di tutto quello invece che è stato del mese precedente, perché la quadratura di Marte, anche Giove, insomma, il vostro Sole o ascendente, non sono stati simpaticissimi, vi hanno sballottato, hanno creato delle tensioni anche in famiglia, insomma, lavorative. Adesso l'energia va meglio, quindi abbiamo in questa settimana. Iniziano a proporsi le occasioni per dare un taglio a certe abitudini disfunzionali, ricordi, cose, anche a liberarvi di, ragazzi, di eredità che non sono soltanto morali, non sono soltanto psicologiche, non sono soltanto comportamentali, ma sono anche delle eredità immobiliari. Quindi qualche eredità che vi era rimasta sul groppone, qualcosa che questa volta, questo mese, ci sono davvero delle ottime opportunità di liberarsene. Avete anche Plutone retrogrado al discendente, quindi se c'era stata una compravendita, se c'era stata la possibilità di fare un contratto, insomma, e poi non era successo, allora ragazzi, questa volta complice qualcuno ritorna, o se non ritorna lo stesso acquirente con la stessa, come dire, con nome e cognome, con lo stesso nome e cognome di prima, torna una persona che propone lo stesso film, no? Quindi un acquisto, e questa volta Marte vi consente, Marte, in ottimo aspetto a quel Plutone retrogrado, vi consente di lasciare andare. Allo stesso modo, però, ragazzi, questo Marte può, oltre a lasciare andare cose scomode, che potrebbero essere anche matrimoni in realtà, anche società e anche lavori, può portare delle novità, cioè può aiutarvi ad annettere nella vostra realtà anche nuovi possedimenti, nuove persone, un nuovo progetto che questa volta parte, e anche delle nuove personalità costruttive, positive, che vi aiutano ad andare avanti, a realizzare un sogno e un progetto. Quindi, anche se ci saranno 40 gradi, anche se siamo a luglio,
Anche se insomma sarebbe tempo di andare in vacanza, che poi a voi non dispiace mai, però ragazzi, questa sarà l'inizio di una settimana, ma tutto il mese sarà molto costruttivo. Sarà molto costruttivo, ripeto, per un progetto, anche per l'entourage. E se lavorate in squadra, siete studenti, quindi la classe di studio, il gruppo di studio, se avete un gruppo di colleghi, ci sono, la stessa cosa vale anche per il gruppo di amici, ci sono delle grandi e repentine, improvvise novità, però a mio avviso favorevolissime anche per quanto riguarda le persone che avete intorno. Quindi arriva un collega simpaticissimo, ritorna un collega simpaticissimo, gli amici, accade qualcosa di bellissimo fra gli amici. E sì, devono essere dei cambiamenti che in qualche modo, se voi non dovrete, gli aspetti sono favorevoli, ma se voi non dovrete, non, riterrete non positivi questi cambiamenti, allora ragazzi sappiate che c'era forse un eccesso di attaccamento, comunque non avete magari una visione lucida, anche se c'è uno strappo dentro di voi perché magari qualcuno si sposa e si allontana, faccio un esempio che può essere legato a questi transiti, però comunque è un bene per la vostra evoluzione, perché questo compleanno vede dei transiti fantastici. Qualcuno di voi mi ha scritto preoccupato per Plutone opposto, che era anche retrogrado. Beh, ragazzi, io spesso cito il famoso punto di Talete. Punto di Talete è un punto in astrologia scoperto dall'italiana Grazia Bordoni, che è un'astrologa vivente, che si era accorta che a volte le opposizioni, quindi Sole in Cancro, in questo caso Plutone in Capricorno, in qualche modo non bloccavano l'individuo, e se c'era un pianeta, un valore che si metteva in mezzo ad esse, questa energia riusciva a sfogare, e quindi questo pianeta che rappresentava il punto di Talete permetteva a quella persona invece di non essere bloccata e svantaggiata da quell'opposizione, ma addirittura di far circolare l'energia in quei punti che si mettevano in mezzo anche in maniera molto costruttiva. Questo mese avete, questa settimana soprattutto, avete dei punti di Talete in ogni dove, perché il Sole, Mercurio in Cancro e Lilith anche, e Plutone, no? Poi che verranno raggiunti. Adesso l'opposizione non è ancora, ovviamente, non è ancora piena. Trovano come punti di Talete Nettuno, Urano, Nodo Nord e Marte, ragazzi, ben quattro in disposizione angolare. Quindi, se si dovesse sciogliere un contratto lavorativo, se si dovesse sciogliere un legame matrimoniale che non ne potevate più, o non ne poteva più l'altro, se si dovesse sciogliere una società, se dovesse finire un lavoro, se doveste liquidare immobili, lasciarli andare, risolvere questioni ereditarie, magari no, lasciando andare qualcosa che pensavate per voi, sappiate che ci sarà un upgrade psicologico, proprio un salto quantico, un'evoluzione, un alleggerimento della vostra psiche immenso, ragazzi, e soprattutto tutta questa energia che vi teneva aggrappati giù andrà a favore di un progetto che non mi dite che non avete, perché io so che ce l'avete, perché deve essere una cosa che potrebbe cambiarvi la vita, e voi vedrete che la zavorra tolta, lascerà andare, lascerà fluire tanta di quell'energia in quel progetto, che chissà che in autunno, quando Giove tornerà in trigono, in pesci, non sbocci. Io vi ricordo sempre che da marzo 2023 avrete il trigono di Saturno, quindi se volete cambiare vita anche voi, se avete un progetto, avete tutto il tempo e tutti gli aiuti dell'universo per realizzarlo. Quindi forza e coraggio, buon compleanno e passiamo agli amici del Leone e dell'ascendente Leone. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, io mi auguro che voi siate andati in vacanza, mi auguro che vi siate divertiti a sufficienza negli ultimi 2 mesi, grazie ai pianeti in Ariete che tanto vi hanno risollevato, rigenerato, insomma, fatto divertire, fatto rivivere e ritornare a nuova vita, perché dal 5 Mercurio
esce dall'amico segno dei gemelli ed entra nelle sfumature, nelle dimensioni nostalgiche del segno del cancro, quindi andrà a lavorare, la mente sarà riportata nell'inconscio, andrà a rilavorare nel passato, in quello che avete avuto, nell'infanzia, nei ricordi. Questo è un ottimo momento per fare veramente psicoterapia e ripulire le antiche memorie. Certo, con l'estate e col solleone non è il massimo, però, ragazzi, dal 22 luglio il sole entra nel vostro mese, entra nel vostro segno solare e quindi si tratta di una rinascita, si tratta di un mese di rinascita nel quale e quindi nella fase precedente alla rinascita è normale avere un piccolo travaglio per liberarci di qualche scoria che poi insomma ragazzi le scorie sono sempre interiori, memorie antiche, karma familiare, abitudini familiari, ricordi, mancanze, lutti, le cinque ferite del bambino interiore, che per carità di Dio, qui con Mercurio in Toro che si congiungerà a Lilith, emergeranno in tutto il loro splendore ed è inutile che cercate di controllarle e di non ascoltarle. Ascoltatele, guardatele. Fatevi aiutare perché? Innanzitutto perché altrimenti si ripetono inconsapevolmente verso i vostri figli, no? A modo vostro, ripetute e corrette, ma ragazzi, se non c'è un'elaborazione di certe dinamiche, se non c'è una conoscenza di certe cose, da soli non potete fare tutto. So che amate gestire, no? So che non amate chiedere aiuto perché insomma è un po' una cosa di lesa maestà, e però invece è una forma di grandissima intelligenza quando magari il malessere si fa grande e se non sentite il malessere perché vi siete scissi da quel malessere per non sentirlo, ragazzi. Il malessere lo vedete intorno a voi, nella vostra realtà. E se a volte capita che siete diventati talmente bravi a non ascoltare il vostro malessere che riuscite ad ignorare quello degli altri. Ma gli altri, se sono esseri adulti, rischiano di salutarci. Rischiano di salutarci. Io ricordo sempre al leone, all'ascendente leone e alle ruggenti e indomite lune in leone, ragazzi, nonché Marte e leone che insomma si salvi chi può, che abbiamo Saturno opposto fino a marzo del prossimo anno. Saturno, signore del karma, è soprattutto un grandissimo maestro che rimette le cose a posto e che punisce esclusivamente gli eccessi. Quindi colpisce se esageriamo. Se noi siamo intelligenti, abbiamo una mente lucida, non egoica, no? Non animata da sentimenti di megalomania, cosa che ai pianeti leone possono succedere, della serie io non ho bisogno di niente e di nessuno, nessuno mi può insegnare niente, io non ho bisogno di nessun aiuto, bla bla. E quindi continuiamo, no? Con un certo tipo di atteggiamenti dominanti, qua si rischia di trovare il deserto. Quindi attenzione perché se si esagera, Saturno toglie, ok? Saturno lima dove esageriamo, è un grande aggiustatore di tiri. Oh, quindi. Siccome molte delle situazioni disfunzionali che noi creiamo derivano dall'infanzia, dalla famiglia, dagli atteggiamenti che abbiamo assorbito e che poi riproponiamo, con questo Mercurio congiunto a Lilith, se ve la sentite, buttateci un occhio ed è uno. Non è il solo transito, no, che potrebbe levarci un po' di leggerezza. Marte, il 5, entra nel segno del Toro e quindi vi ho augurato che abbiate fatto delle vacanze interessanti o comunque vi siete sufficientemente divertiti prima, perché adesso il gioco in qualche modo si fa duro. Lavorativamente parlando, possono esserci delle novità, c'è una grande intensità di energia perché si stanno generando delle svolte, svolte epocali di vita. Urano, lo scatenatore di fulmini, di ciel sereno, quindi di avvenimenti improvvisi, si congiunge a Marte, che è la forza, e al nodo nord, il destino, quindi dal 5 luglio al 21 agosto,
ci saranno dei grandi cambiamenti nella nostra vita e che richiederanno grande impegno, grande presenza e grande energia. Il leone, scusatemi, l'ascendente leone sono insieme al toro, allo scorpione e all'acquario fra i segni maggiormente interessati da questa svolta epocale. Tant'è vero che ne parlo nell'introduzione, c'è un video dove, che ho lasciato in sovraimpressione che trovate nel canale di Stars in the City, che è proprio Marte in Toro, svolte del destino, che vi consiglio di ascoltare se volete approfondire e capire dove sta andando la vostra energia. Allora, molto probabilmente, siccome siete delle persone organizzate, voi sapete già dove andare a parare, cioè cosa bolle in pentola, cosa sta marinando. Probabilmente vi siete già mossi per tempo, da mesi, per cercare di sistemare delle cose che possono essere immobiliari, patrimoniali, trasferimento. Probabilmente al lavoro ci sono stati dei cambiamenti, forse non vi hanno rinnovato il contratto, o forse vi hanno promosso e trasferito di sede, forse avete dovuto fare dei corsi di aggiornamento lontano. Insomma, l'energia sta girando tantissimo e sicuramente siete anche stanchi per tutte queste grandissime novità. Però è chiaro che si stanno, vista la retrogradazione di vari pianeti, si stanno ripresentando anche forse delle vecchie situazioni lavorative, immobiliari, familiari, relazionali, che dovevano essere sistemate. E se non rivedete i vostri punti di vista, se non aprite un po' la mente, come chiede Nettuno retrogrado, questi a un certo punto ingrandiscono, ragazzi. Quindi qua bisogna aprire la mente e cercare di riniziare una nuova vita, un nuovo modo di vita, magari, ragazzi, con le stesse persone, forse negli stessi luoghi, ma quelli che devono cambiare siete voi. Proprio cambiare mentalità, come chiede Nettuno retrogrado, ok? Probabilmente i limiti della vostra mentalità possono essere emersi in primavera, quando Giove si è congiunto a Nettuno, no? Cose che proprio non andavano e che magari andavano cambiate. Forse siete stati troppo materialisti e questo transito di Nettuno vi ha spinti, vi spinge, vi chiede senz'altro di abbracciare un po' di più la fede, lo spirito, di ascoltare la vostra interiorità, di connettervi con il sentire, di ascoltarvi, ragazzi, di stabilire un'empatia con gli altri. Invece, magari il leone, quando è ottave basse, rischia di essere un po' troppo rigido, un po' troppo scettico verso il sentire, molto, molto legato alla materia, molto legato alle manifestazioni reali, ma non si può ignorare che siamo fatti anche di un sentire, di energie, di sensazioni, di percezioni, altrimenti ci limitiamo proprio il campo di azione, perché l'essere umano è dotato di cose che non si vedono, come l'intuizione, l'intelligenza pulita, e negarle limita l'individuo a pochi, come dire, a pochi talenti, quando invece ne ha molti di più. Però è richiesta apertura di cuore e apertura di mente. Che poi, ragazzi, non esiste una persona che abbia la mente aperta e il cuore chiuso, o il cuore aperto e la mente. Hanno pari dignità e sono collegati. Uno può essere dominante, ma sicuramente c'è un collegamento fra i due, altrimenti la persona è talmente dissociata che dice una cosa, ne fa un'altra e ve ne accorgete. Quindi, questo Nettuno retrogrado vi chiede apertura di cuore, apertura di mente, empatia, cercare di sentire gli altri, ma non potete sentire gli altri se non sentite prima quello che avete voi. Se riuscite a fare questo, trasformerete positivamente la vostra realtà e sarete voi i governatori della vostra vita e dei grandi cambiamenti che avverranno. Se invece puntate i piedi, cercate di dominare tutto come se foste gli imperatori della galassia, allora, ragazzi, questa congiunzione nodo nord, Marte e Urano in Toro potrebbe scombinarvi le uova nel paniere, scombinarvi i piani, perché l'energia va dove deve andare e più voi fate resistenza, più l'impatto sarà forte. Magari, che ne so, cambiano le cose, cambiano
all'improvviso. Perché? Perché un'altra delle cose su cui dovete lavorare è l'elasticità, ok? Quindi essere flessibili rispetto al cambiamento. Quindi ci sono dei grandissimi movimenti che veramente partono, chiedono una rinascita proprio psicologica, legata all'interiorità e allo spirito, e che però riguarderà un po' tutto: lavoro, amore, sentimenti. Ma se cambiate voi, cambia veramente tutto. Comunque, grandi sono le trasformazioni che anche dei vostri ideali, anche delle vostre aspirazioni, anche dei vostri sogni che apporterete o che l'universo apporterà per voi tra luglio e agosto. Quindi io non posso che augurarvi buon lavoro, farvi un grandissimo in bocca al lupo e datemi riscontro, raccontatemi che cosa vi accade indicandomi il sole, l'ascendente, anche la luna, perché questo è un periodo veramente storico, particolarissimo, e i feedback sono importanti. Quindi grazie ragazzi, un grande in bocca al lupo per questa estate caldissima, e passiamo agli amici della Vergine e dell'ascendente Vergine. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, questa settimana anche per voi le turbolenze diminuiscono assolutamente. C'è stata una fase di nuovi inizi, di rinascita, ma anche di lotta verso qualcosa che era finito inesorabilmente e bisognava riprendere in mano la vostra vita, quindi anche di sforzo. E adesso c'è un trigono fantastico, per cui o state organizzando un viaggio, ragazzi, o state pensando di iniziare, non lo so ragazzi, dei percorsi, l'università, un campus estivo. Insomma, nonostante ci sia stato, nonostante ritorni l'amore, ragazzi, qui ritorna l'amore, il cielo si sta riallineando in una maniera eccezionale per voi, quindi nonostante arrivino anche queste cose, amore, divertimento, creatività, qui c'è proprio un superamento dei limiti personali, un aumento proprio delle competenze, delle conoscenze, del sapere e dell'andare lontano. Questa cosa può passare sia per vie pratiche, sia che per vie più spirituali, più mentali, più psicologiche. Quindi dal banale percorso di psicoterapia, banale nel senso che è la cosa più scontata, no? Non perché sia banale, anzi è una delle cose fondamentali su cui proprio che non dovremmo mai negarci, perché avere un punto di vista più evoluto e guardare alla vita in una maniera diversa ci fa superare, ci fa migliorare la nostra realtà. Però mi raccomando, selezionate sempre le persone a cui affidate la vostra mente e la vostra psiche, perché poi voi entrate nella routine e magari avete difficoltà a sganciarvi da qualcuno. Se dopo 6 mesi, ragazzi, state peggio di prima, più confusi di prima, non vedete la luce, non state tanto bene, telate, imponetevi questa regola aurea, perché quando immettiamo nella nostra vita una nuova energia, un coach, un terapeuta, un nuovo punto di vista, le cose migliorano quasi immediatamente. Insomma, bloccati che vogliamo essere, dopo 3 mesi qualcosa la vediamo, ma deve essere proprio un miglioramento concreto, non empirico, cioè di stati d'animo, di atteggiamenti, di gestione delle problematiche. Quindi mi raccomando, perché voi altrimenti entrate nella routine. E quindi, visto che siete forse spinti da questo tipo di energia, no? A cercare un nuovo coach, un nuovo terapeuta, a riscrivervi all'università, a fare un corso di specializzazione, siccome stanno arrivando delle cose che potrebbero cambiarvi la vita, proprio degli incontri, delle esperienze, delle consapevolezze, un rilascio di memorie antiche, un liberarsi finalmente di un limite che magari vi ha, che ha costretto la vostra vita da molto tempo in qua, allora scegliete bene. Marte quindi è entrato, entra il 5 nel segno del Toro. Voi siete fra coloro che beneficeranno maggiormente di questo incontro epocale nel cielo tra Marte in Toro, nodo nord in Toro che è il destino, e Urano che è un signore che scatena avvenimenti abbastanza improvvisi.
che ci fanno uscire dal nostro recinto, ci portano lontano, ci portano ad evolvere, ma voi, insieme al Capricorno, al Cancro, ai Pesci, sarete tra quelli che ne beneficiano nella maniera più naturale, positiva, costruttiva e agevole che ci sia. Quindi, se volete, parlo di questo video nell'introduzione, c'è un video dedicato proprio a questo transito con previsioni segno per segno. Nell'introduzione lo trovate in sovraimpressione, nel canale di Stars and the City lo trovate in qualsiasi momento digitando incontri del destino Marte in Toro. Quindi se volete approfondire il periodo che si inaugura dal 5 luglio al 21 agosto per capire come impostare la vostra energia e le scelte da fare, andate tranquillamente. Quindi si inaugura questa settimana, sarà qualcosa di molto agevole, probabilmente c'è qualcuno o un familiare, un fratello, un amico d'infanzia che ritrovate e che rappresenta, come dire, un interlocutore che vi indica la strada con cui riconnettervi e quindi migliorare la vostra realtà, che vi indica delle cose positive, nuove consapevolezze. Insomma, ci sono buoni amici che arrivano, ci sono limiti che superate, c'è crescita personale, ci sono nuovi inizi e svolte di vita che accadranno entro il 21 agosto e che poi dal 21 agosto fino al 7 marzo vi porteranno probabilmente a fare delle esperienze lavorative, professionali, personali molto in linea con le vostre aspirazioni e che vi porteranno l'anno prossimo a mettere in discussione tantissime cose. Quindi è un momento molto bello, però sicuramente è un momento di revisione. Quindi che cosa accade? Con Saturno retrogrado si ripropongono dei fastidi, delle dissonanze, delle problematiche, ragazzi, delle routine da cambiare, qualcosa, ma con il cielo che avete adesso e con le persone giuste che avete adesso e con l'energia che avete adesso, a partire dal 5 luglio, apporterete tutte le correzioni del caso, rimetterete tutti i tasselli a posto e voi vedrete che la vostra realtà lavorativa, personale, come stile di vita miglioreranno assolutamente. Quindi, però tutto passa da un nuovo interlocutore, da un nuovo punto di vista, da un nuovo coach, da un nuovo psicoterapeuta, da un nuovo percorso o da una nuova qualifica professionale o legata agli studi. Se siete degli studenti, io credo di averlo già detto nel video, quello dedicato, no, che è uscito diversi mesi fa, dedicato a questo grande transito. Però questo è veramente il momento, magari, di chiedere il relatore, di cambiarlo se non vi trovate bene, perché se siete addirittura d'arrivo. Ragazzi, tra novembre e dicembre avete un transito strepitoso che porterà sicuramente la laurea. Quindi, se riuscite, se trovate il coraggio di cambiare adesso, entro il 18 avete dei transiti strepitosi, proprio, cioè basta chiedere, incontrate la persona giusta, la risposta giusta, il chiarimento. E io vi consiglio, se siete impantanati in qualche situazione universitaria, cosa che accade ogni 3x2, di sbloccarla adesso. Qualsiasi cosa non sia andata a buon fine, con i transiti che avete ora, io al posto vostro andrei, la prenderei e la risolverei, perché adesso avete le giuste opportunità. Ovviamente bisogna cambiare anche mentalità. Nettuno retrogrado al vostro discendente vi chiede anche di rivalutare e riselezionare delle frequentazioni. Allora, sia il vostro atteggiamento nei confronti degli altri. Magari a volte siete spariti, a volte non avete dato spiegazioni. Ecco, questo è un buon momento per chiedere scusa, per essere presenti, per dare delle spiegazioni che non avete dato, no? Quindi è un buon momento per colmare la vostra parte di colpe in situazioni che magari si sono create, dalle quali poi ora cercate di fuggire, magari queste vi rincorrono, no? Ve le trovate davanti. E però Saturno e Nettuno retrogradi vi chiedono anche, e anche Plutone, abbiamo il cielo retrogrado, presto lo sarà anche Urano, vi chiedono di essere più esigenti, più lucidi, più
concreti anche nei rapporti con gli altri, anche nei rapporti che gli altri hanno verso di voi, no? Nel modo di relazionarsi. Quindi se qualcuno è scomparso, se qualcuno è stato ambiguo, eliminate. Questo è un momento magico per eliminare tutte quelle figure ambigue, quelle figure poco chiare, quelle figure poco sincere, quelle figure che vanno e vengono, che tornano quando decidono loro, che vi spiazzano con l'effetto sorpresa, no? Che fanno il bello e il cattivo tempo. Quante ne avete incontrate negli ultimi 10-15 anni? Ragazzi, molte, moltissime. Iniziate ad utilizzare la retrogradazione di questi pianeti per cominciare a mettere dei paletti, perché voi avete proprio una dinamica, no? Il vostro lato ombra è in pesci, quindi apparizioni, scomparse e apparizioni vostre e degli altri, vostre nella vita degli altri, degli altri nella vostra vita, sono un po' il leitmotiv proprio della vostra esistenza. Perché? Perché vanno bilanciate la routine con la scomparsa, quindi con l'assentarsi, vanno equilibrate. Se non trovate questo equilibrio dentro di voi, troverete sempre dei partner che vi riproporranno quello schema, che magari voi attuate inconsapevolmente per farvelo vedere. Quindi monitoratevi, e se non riuscite a mettere a fuoco qual è il problema, quali sono le problematiche, scrivete, perché voi per scrivere siete fatti apposta, e soprattutto proprio per mettere nero su bianco, perché è un rito che vi aiuta a trovare il focus e a focalizzare. Comunque, cielo eccezionale, vi auguro di riuscire a risolvere tutte le questioni pratiche, sentimentali, lavorative, insomma di qualsiasi genere, anche legate all'istruzione, che possono avervi tenuto in scacco ultimamente. Quindi un grandissimo abbraccio e passiamo agli amici della bilancia e dell'ascendente bilancia. Cari amici della bilancia, cari amici con l'ascendente bilancia, ce l'avete fatta! Avete accompagnato Marte in Ariete, l'opposizione, la dissonanza di Marte in Ariete alla porta. Siete ancora qui, momento sicuramente che ha portato qualche novità, ha portato una nuova realtà, una realtà a cui avete dato inizio, che sarà da qui a 12 anni, nella quale avete dovuto fare i conti con qualcosa di nuovo, anche con l'assenza di qualcuno, quindi una realtà più da capostipiti, da individualisti, da team leader. Forse vi è stato, magari lavorativamente parlando, vi è stato passato il testimone, no? Da qualcuno che è andato in pensione, da qualcuno che si è allontanato. Insomma, adesso potete guidare sulle vostre gambe. Sicuramente è stato un periodo di responsabilità, di grandi centrature, anche di grandi sfide, di grandi provocazioni. Ma Marte, il 5 luglio, se n'è andato, tornerà fra sacco d'anni, tipo 2 o 3, devo andare a controllare. Ma sappiate che avrete il trigono di Marte per 7 mesi in gemelli, quindi poi successivi, mentre rifai il giro dell'oroscopo, insomma, magari ci si rifà i conti fra 3 anni, quando tra l'altro credo vada a memoria, quando potrebbe incontrarsi con Saturno in Ariete. Meglio di no, ma insomma, vediamo. Vediamo che cosa accade adesso. Quindi inizia una sorta di relax, o quantomeno si possono tirare i remi in barca, quantomeno vi potete un attimino fermare e fare il punto della situazione. State, a questo punto state risorgendo, state valutando tutte le vostre risorse, risorse emotive, attaccamenti, risorse economiche, proprio la capacità di ricominciare una nuova vita e decidere nei prossimi 2 mesi, a partire dal 5 luglio fino al 21 agosto, decidere che cosa portare nel vostro futuro, sia affettivamente, ragazzi, che a livello immobiliare. Anche a livello familiare, perché ci sono degli arie, sì, ci sono delle bilancia, ascendente bilancia, adesso risuccede come l'altra volta, che c'è stato un video precedente nel quale io parlavo di discendente in Ariete per spiegare le relazioni, mi sono dimenticata di dire discendente, si è creato un casino, è colpa mia ovviamente, me ne scuso ancora. Quindi stavo dicendo, anche a livello familiare, immobiliare, ereditario, ci sono molti in bilancia che, volendo,
con questi transiti sfidanti vogliono uscire da delle situazioni familiari di origine. Sapete quante bilanciano e detto basta, io qua a casa non ci sto più, mi prendo la mia vita in mano, me ne vado, perché sono grande abbastanza. Ci sono anche dei bilanci e delle ascendenti bilancia che hanno troncato delle situazioni. Laddove c'era un matrimonio o laddove c'era una società, è chiaro che divisione dei beni che ci vuole essere, bisogna fare un attimino il conto della serva e valutare. Molti bilanci ascendente bilancia stanno facendo anche delle compravendite. E questo transito, di questo che inizia questa settimana e finisce il 21 agosto, parla anche di molte situazioni contrattuali, legali, proprio, ma vista la natura taurina del transito, è inevitabile che non si parli di spostamenti di beni, di immobili, insomma, di cose, beni materiali, ragazzi, sembra essere la parola chiave. Se volete approfondire questo transito, c'è un video di cui ho parlato nell'introduzione e l'ho lasciato in sovraimpressione. Se ricordo, lo metto anche nell'info box, ma lo trovate in qualsiasi momento sul canale di Stars and the City. Basta digitare Svolte del Destino, Marte in Toro, ed esce un video con la copertina bianca che vi potrebbe spiegare dettagliatamente quello che accadrà in questi 2 mesi che io, pillola dopo pillola, dico di video in video. Quindi adesso questa settimana, dopo le sfide degli ultimi 2 mesi, inizia il conto della serva per vedere cosa avete, cosa non avete più dopo tutto sto casino, con cosa volete tenere di vostro e cosa volete lasciare. E la luna nuova in Cancro, congiunta tra l'altro a Lilith, e adesso da Mercurio, parla proprio di questioni familiari, famiglia d'origine, famiglia che vi siete già create, se ce l'avete, figli, genitori, bilanciare proprio il dare avere e pensare un attimino cosa lasciare ai pargoli, cosa lasciare andare anche i fratelli. Mercurio in Cancro parla anche di questo. Insomma, ci sono delle questioni immobiliari ereditarie sicuramente da smistare, e voi vedrete che nei prossimi 2 mesi ci saranno inevitabilmente dei cambiamenti che, a seconda del cielo che si sta creando con quel Plutone retrogrado, vi daranno la possibilità di sistemare finalmente, una volta per tutte, delle questioni legate ai luoghi di origine, ai beni della famiglia, a questioni ereditarie che magari hanno creato casini, che davvero, ragazzi, c'è l'altissima possibilità che si risolvano. Stavo controllando, ci si potrebbero risolvere situazioni iniziate tra il 2002 e il 2003 a livello di beni immobiliari, questioni familiari, e 1900, primi anni 80, potrebbe essere una cosa molto interessante. Primi anni 80, primi anni 60, primi anni 40, un immobile comprato da una famiglia nei primi anni 40 o nei primi anni 60, che vi può essere capitato sul groppone o comunque nel vostro patrimonio immobiliare, può subire una trasformazione, una sistemazione e una revisione. Quindi voi mi direte sicuramente, voi che amate la leggerezza, la bella vita, quando ci divertiamo. Allora, ragazzi, Venere, che è il vostro governatore, è sempre in trigono, è sempre in trigono, è sempre in gemelli, quindi in qualche modo, in mezzo a questo marasma, in mezzo a sistemare i figli, la famiglia, le cose, gli immobili, i muratori, trovate gli amici, l'amore, l'affiatamento con il partner, il divertimento in qualche modo ritagliato a spizzichi e bocconi, ma che riesca ad allietare le vostre giornate, quello non manca mai. Venere sarà in favorevolissimo aspetto fino al 18 luglio, ragazzi, quindi fino a quel momento il trigono Venere-Saturno comunque vi darà leggerezza, divertimento, amici, stare in famiglia, insomma, belle cose. Poi Venere passerà nel segno del Cancro e lì si tornerà a fare dei progetti insieme a delle persone di famiglia,
per il futuro, qualcosa che potrebbe accadere in autunno, qualcosa che potrebbe svilupparsi meravigliosamente dal 7 marzo del 2023, quando Saturno porterà, come dire, concretizzerà le cose che state decidendo adesso, però è un transito molto interessante quello di adesso, perché voi siete figli di Venere. Quindi questa Venere in Cancro che si mette in questa posizione particolare. E visto il contesto, perché comunque poi formerà dei sestili, darà degli assist a questo incontro storico tra Marte, Urano e Nodo Nord nel segno del Toro, è chiaro che qui continuano, no, a rimescolarsi le carte, a fare progetti di famiglia, di case, di investimenti, insomma di sistemazione, anche di organizzazione matrimoni, ragazzi, anche questo, cioè sono cose molto belle che richiedono impegno, ma che portano svolte di vita familiare. Quindi famiglia, eredità, case, il nido, l'amore, ma alla fine voi siete figli di Venere, quindi l'importante è che sia passato il periodo sfidante. Avete sempre Giove in Ariete, ragazzi, avete sempre Giove al discendente. Che cosa significa? Che fino a maggio 2022 voi siete portati, siete spinti a dare nuovi inizi, a iniziare una nuova fase di vita. Si chiude comunque un ciclo iniziato nel 2011, se ne apre un altro molto più, ragazzi, piacevole, costruttivo, meno disfunzionale di quello precedente, che finirà nel 2034. Ricordatevi che potenzialmente quello che siete riusciti ad affrontare dal 2011 ad oggi, gli scossoni, le delusioni, le cadute delle maschere, il reggere dei pesi sulle spalle, anche delle perdite importanti, quello che siete riusciti ad affrontare in questi 11-12 anni è stato, io proprio lo chiamo il periodo destrutturante per tutti. Voi siete fra quelli che ne hanno patito di più. Ragazzi, non accadrà più. Adesso le cose si rimettono a posto, ovviamente ci dovete mettere del vostro, un po' meno vanità, un po' più lucidità e obiettività verso se stessi e verso, no, le persone che ci circondano, e vedrete che inizierà una stagione nuova. Qualcosa di nuovo lo dovete portare, però. Con questo Giove in Ariete, qualcosa di nuovo lo dovete portare. Se non sapete cosa, perché capita, ve lo dice la vita. Ve lo dice la vita, perché quello che diventa farraginoso, che non vi viene richiesto più, che non va bene più, che non funziona più, vuol dire che o va rinnovato o morirà, decadrà, e quindi dovrete mettere una nuova dimensione, una novità, insomma, come dire, nella vostra realtà. Quindi, ma probabilmente l'avete già capito. Quindi un grandissimo abbraccio, godetevi questa pace, questa tranquillità ritrovata, e fatemi sapere come vanno le cose, e passiamo agli amici dello Scorpione, dell'ascendente Scorpione. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, questa settimana inizia quel transito tanto atteso, tanto sfidante, tanto complicato, di cui abbiamo parlato già nei video precedenti. Per chi capitasse per la prima volta su questo canale, su questi video, ragazzi, c'è un video dedicato appositamente al transito di Marte in Toro dal 5 luglio al 21 agosto 2021. Lo trovate spiegato nell'introduzione di questo video, lo trovate anche in sovraimpressione. Se riesco a ricordarmene, lo metto anche nell'info box, ma di sicuro lo troverete sul canale di Stars and the City, digitando in Svolte del Destino Marte in Toro, e vi uscirà questo video con la copertina bianca con una scala. Perché ve lo pubblicizzo? Perché probabilmente voi siete i più interessati da questo transito, che molto probabilmente di 2 mesi, della durata di 2 mesi, che innescherà delle svolte di vita che potremmo definire epiche e che vi potrebbero portare anche a cambiare sede, a cambiare destinazione, a ritornare nei luoghi d'origine, a vendere degli immobili di famiglia, a cambiare posto, a ritornare a casa. Ragazzi, non lo so dove girerà l'energia per voi, nel senso, non so nello specifico dove vi porterà, ma c'è una rivisitazione delle radici, della famiglia di origine,
della famiglia che avete creato, che può essere probabilmente specchio di alcune dinamiche legate alla famiglia di origine, quindi vanno guardate quelle assolutamente. E anche i rapporti lavorativi, societari, matrimoniali hanno un crash test. Un crash test che, se non sarà superato con elasticità, probabilmente potrebbe portare anche all'uscita dal domicilio di uno dei due. Quindi, ragazzi, attenzione, che cosa accade? Come ho già accennato in vari video, in quello lì specifico, lo scorpione, l'ascendente scorpione, essendo dei segni d'acqua, quindi dotati di grande intuito, di grande fluidità, così anche di grande empatia, spesso arrivano prima con le proprie sensazioni, con la propria psiche, che fisicamente, che materialmente alle cose. Quindi è come se avessero la capacità di cablare, cioè di intuire delle situazioni. Poi, siccome sono molto competitivi e amano le sfide per dimostrare il loro potere, magari si vanno ad infilare in quelle situazioni complicate che loro pretendono anche di poter gestire, ok? Quindi seduzioni, storie, triangoli, gente impegnata, casini. Solitamente lo scorpione, per dimostrare quanto è forte, quanto è furbo, quanto è abile, se è scompensato, crea casini, seduce chi non dovrebbe sedurre, insomma, è un provocatore, no? Però che cosa accade? Siccome spesso si sovravvaluta perché dimentica che lui è molto timoroso, quindi con poco poi può perdersi in un bicchiere d'acqua. Fa delle cose, no? Osa, però probabilmente esagera ed investe molto emotivamente, energeticamente in queste situazioni complicate, anche più di una che crea, che lo assorbono tantissimo. E a volte lo scorpione più è scompensato, più si fa i film. I film quali sono? Cioè tutte quelle elucubrazioni, tutti quegli altarini che si reggono proprio per uno e per due. Avete presente il castello di carte, quello che se starnutisci, se chiudi le ciglia cade? Ok, quindi quelle situazioni che sono più nella mente di chi le proietta che nella realtà. Perché ragazzi, per essere nella realtà, siccome siamo nel mondo materiale, deve essere qualcosa che esiste, cioè io ti scrivo e tu mi rispondi, io ti do un appuntamento e tu ci vieni. Che ne so, io dico cose, tu mi rispondi, io ti rispondo a tono, non io ti dico una cosa, tu me ne rispondi un'altra e io continuo con il mio discorso, no? Può succedere con gli scorpioni perché loro devono gestire tutto, anche se uno dice no, loro vanno avanti perché per loro è sì, però nel frattempo mancano i pezzi. Ora, gli esiti di quello che vi accadrà nello specifico dipendono molto da quanto siete compensati o scompensati. Se siete completamente scompensati e vi siete fatti vari altarini, avete creato delle situazioni illusorie o altamente rischiose, con questo transito grettamente materiale, Marte in Toro in esilio, Urano in Toro in esilio, congiunti al nodo nord, potrebbe esserci un risveglio alla realtà, proprio quella nuda e cruda, che sarà quel che sarà, cioè quello che non avete voluto vedere. A un certo punto, in questi 2 mesi, a partire da questa settimana, lo vedrete. Ovviamente, ragazzi, questo è un bene immenso se non ci andate a sbattere la testa ulteriormente, ok? Cioè prendere atto, prendere coscienza che magari sono state fatte degli investimenti sbagliati, delle valutazioni sbagliate, insomma, che bisogna aggiustare il tiro. E se si fa questo lavoro e ci si mette in discussione e si usa quello strepitoso Mercurio in Cancro, che per voi è strepitoso, congiunto al Sole, che dal 5 vi aiuta a capire il perché, no? Di questa realtà nuda e cruda che si è palesata, allora ne farete oggetto, occasione di grandissima crescita personale, di grandissimo superamento di atteggiamenti infantili, di ricordi, di bisogni legati all'infanzia, che ormai non hanno più motivo di essere portati avanti, che potrebbero portarvi delle strepitose, una grandissima rinascita nell'autunno, una strepitosa occasione di recupero, comunque di svolte di vita. Quindi, se la realtà sarà nuda e cruda, finiranno situazioni.
Se avevate investito in maniera sbagliata, finiranno situazioni. Se lo capite voi prima, se in questa settimana, grazie a Mercurio, grazie alla Luna nuova che c'è stata, tra l'altro congiunta a Lilith che ha fatto emergere chissà quanta roba, se voi capite che state sbagliando, intervenite prima, interrompete prima che la Matrix vi rimandi un no, uno stop grosso, no? Perché poi non sappiamo mai quanto di cosa di preciso abbiamo immesso energeticamente, no? Che non sempre siamo consapevoli di quello che poi energeticamente immettiamo, e quello se ci ritorna indietro con questi transiti, uno dice: oddio, potevo aggiustare il tiro. Quindi gli esercizi di consapevolezza possono essere utili in qualsiasi momento, anche adesso capendo di forse lì ho esagerato, e fare dei passi indietro, ok? Quindi se ce la fate, interrompete voi delle situazioni che non portano da nessuna parte, altrimenti in questi 2 mesi vi accorgerete di che cosa non portava da nessuna parte. Se siete metà scompensati, perché ragazzi siamo nel mondo della materia, fuori non c'è un carnevale di Rio, qui nessuno è perfetto, quindi è normale che abbiamo degli errori, no? Facciamo gli errori di valutazione, poi ognuno li fa legati alla propria natura, ai propri elementi, al proprio tema natale, ma siamo insomma tutti qui, poi la differenza la fa chi si vuole correggere prima che arrivi la batosta e chi deve sbattere 50 volte la testa contro il muro finché non se la rompe. Quella è un po' la differenza fra il risvegliato e il dormiente, no? Chi si gestisce, chi si fa gestire dai propri istinti. E quindi le cose che inizieranno, come dire, a perdere energia, anche se siete, no, se non siete completamente scompensati, ma magari sicuramente come tutti diamo attenzione, diamo linfa vitale a cose che non vanno, ragazzi, inizieranno a perdere energia, quindi entrate nell'ottica di poter andare incontro ad una trasformazione. Quindi questo può avvenire nei contesti lavorativi, vi possono chiedere un part-time, vi possono iniziare, non lo so, ragazzi, a mettere in mobilità, ad anticipare che forse da settembre riducono il personale, insomma tutte queste cose. Se iniziate a sentire depotenziamento in una situazione contrattuale, sappiate, iniziate a guardarvi intorno. Perché? Perché se vi muovete prima, tra novembre e dicembre avrete una nuova fortunatissima opportunità contrattuale che potrà sopperire quella. Non è escluso che, lo so che fa caldo, lo so che volete andare al mare, non è escluso che ci sia la necessità di investire in queste settimane in formazione. Informazione, in crescita personale, proprio perché, siccome ci sono delle cose che non sono andate bene, anche lavorativamente parlando, anche personalmente, allora se acquistate nuove consapevolezze, nuove competenze, le riuscite ad investire, le riuscite ad utilizzare a vostro vantaggio, ok? Quindi potrebbe esserci anche la necessità di dover fare una formazione che poi però darà. Potrebbe dare immediatamente a fine luglio, dei riscontri assolutamente positivi. Quindi, insomma, è sicuramente a vostro vantaggio, ragazzi. Questa cosa è sicuramente a vostro vantaggio. Anche le questioni sentimentali vengono messe in discussione. Si ripropone o uno stato o una paura o una fobia, ragazzi, o qualcuno. Che con qualcosa che dovevate risolvere dal passato o qualche decisione da prendere, magari c'erano situazioni ambigue da risolvere. Guardate, ragazzi, il consiglio di prendere decisioni per il vostro meglio e prediligete non la cosa che vi fa più, che vi sfida di più, vi fa sentire il brio della vita, ma la cosa più reale. Fate queste scelte entro il 18 luglio, perché poi la situazione potrebbe complicarsi. Quindi prendete anche queste decisioni prima. Cioè, razionalizzate, siate concreti e obiettivi, magari consigliatevi con qualcuno che sembra essere più concreto e obiettivo di voi entro il 18 luglio, ok? Questo è sicuramente il momento migliore. Insomma, vediamo che cosa succede. Quindi ragazzi, forza e coraggio, siate concreti, siate realisti e
e ritirate i tentacoli da situazioni eccessivamente complicate che potrebbero portarvi ad un nulla di fatto, a sfide, a competizioni che non servono a niente. L'energia, la competizione migliore è con noi stessi e con i nostri limiti. L'esterno è un riflesso. Quindi un grande bacio, fatemi sapere come va, un grande in bocca al lupo e passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Cari amici del Sagittario e cari amici con l'ascendente Sagittario, questa settimana il gioco si fa un po' più duro e quindi insomma, i duri iniziano a giocare. Allora, ricapitolando per chi capitasse per la prima volta su questi video, che siete in tantissimi, io vi ringrazio tanto. Cari amici Sagittario, ascendente Sagittario, voi avete goduto di una primavera reale, proprio di un nuovo inizio in corrispondenza della primavera, quindi maggio e giugno fino al 5 luglio per voi tecnicamente dovrebbero essere stati strepitosi, già da gennaio molti di voi che hanno seguito insomma questi video sanno che i Sagittario che erano rimasti bloccati sono stati sbloccati da un Urano che era retrogrado, quindi sono arrivati nuovi lavori, partenze, novità, siete riusciti a liberarvi da situazioni ingombranti, insomma, e adesso avete goduto sicuramente. Chi si è riuscito a divincolare dai blocchi tra maggio e giugno ha goduto di nuove opportunità, nuove situazioni, amori, vi siete divertiti, siete andati al mare, avete viaggiato, insomma, tanta leggerezza. Adesso il gioco si fa duro, si fa serio. Perché? Perché Marte entra nel segno del toro e quindi voi siete elemento di fuoco, quindi ardete, vi divertite, bruciate di passioni, no? Quindi magari avete trovato delle novità, dei nuovi amori ultimamente. Adesso il gioco si fa duro perché l'energia cambia e insomma vi siete divertiti, siete andati in giro, siete andati in vacanza. Adesso bisogna fermarsi e costruire. Adesso bisogna fermarsi e costruire, stabilizzare questa energia, tutto il fuoco, tutta la carne che avete messo al fuoco e dare vita ad una nuova realtà. Ad una nuova realtà che può essere lavorativa, che può essere sentimentale, che può riguardare entrambe le cose, che può dipendere da un trasferimento che volendo avete fatto oppure avete capito che non state più bene in un posto e allora vi state organizzando. Insomma, io non posso assolutamente dire che per voi l'estate sia finita perché comunque troverete il modo di divertirvi, di andare. Però mi auguro che i viaggi, le vacanze, il grosso ci sia stato fra maggio e giugno. È prima settimana di luglio perché poi insomma ci saranno tanti impegni, ci saranno tanti impegni, quindi è richiesta la vostra presenza, è richiesta la vostra energia. In che cosa? Allora ragazzi, se si tratta di un lavoro, cioè se si tratta di lavoro, o avete preso l'opportunità con Marte in Ariete di cambiare, quindi adesso con questo Marte in Toro vi state un po' faticosamente, state facendo tutte cose veloci, quindi magari trasferimento, adeguamento, inserimento, no? E quindi state già mettendo mano a questi grandi cambiamenti. Se non l'avete ancora fatto, arriverà adesso. Se avete conosciuto un nuovo amore, adesso magari inizia dopo la fase quella no, ludica, quella delle emozioni, inizia la quotidianità, incastrare gli impegni, incastrare gli spigoli, ammortizzare gli spigoli caratteriali, sperimentare anche, ragazzi, la routine, no? La monotonia. Non escludo che in alcuni momenti vi sentirete un po' ingabbiati, ok? Questo è indubbio. Voi sicuramente amate essere liberi, amate ascoltare e assecondare i vostri istinti, probabilmente avete una difficoltà a reprimerli, perché io vi ricordo sempre che voi siete molto, molto fisici, molto istintivi. Il Sagittario è l'esilio di Mercurio, quindi spesso non c'è una razionalizzazione delle cose o una visione lucida, probabilmente dovete passare e ripassare attraverso le cose per trarne delle conclusioni che poi sono molto acute. Sono molto acute.
sicuramente, però probabilmente vi è richiesto un po' di tempo, no? Un po' di esperienza, quindi non vi nego che vi sentirete un pochino costretti, però ragazzi cercate di sistemare al meglio, e cercate di fare il vostro dovere, cioè cercate di fare quello che dovete fare, se è un nuovo lavoro, non siate impazienti, se è una nuova realtà sentimentale, cercate di, come dire, di osservarvi, di fare le cose fatte nel modo giusto, perché da questi 2 mesi che vengono inaugurati adesso con Marte in Toro, diciamo dal lavoro che riuscirete a fare, dalla stabilità, dall'affidabilità, dalla presenza che riuscirete a garantire in questi 2 mesi, probabilmente avrete conseguenze più o meno sfidanti dal 21 agosto, perché voi avrete Marte in gemelli in opposizione, quindi in dissonanza, in transito sfidante per 7 mesi, e questo sicuramente porterà dei cambiamenti, potrebbe o semplicemente potrebbe portare delle tensioni. Quindi facciamo degli esempi pratici per farvi capire come si muove l'energia. Se avete incontrato qualcuno con Giove e Marte in Ariete, no? Un partner, un amore, e ovviamente avete goduto del trigono di Marte e Giove, quindi amore, passione, divertimenti, no? Eccitazione, tutte quelle cose che cercate voi, il rischio, la trasgressione, tutte queste robe qua. Ad un certo punto però è necessario entrare nella routine, no? Non si può andare fuori tutte le sere, non si può sfogare la passione nei posti proibiti, no? Bisogna iniziare a creare una quotidianità, qualcosa di costruttivo. Se doveste sentirvi stretti perché siete dei single incalliti, ragazzi, perché siete degli spiriti liberi, perché siete istintivi e siete l'esilio di Mercurio, quindi se una cosa viva di farla, la fate, prendete e partite, magari c'è una persona che pretende presenza, pretende affidabilità, pretende calma, pretende tranquillità, allora potrebbero sorgere dei problemi. Se in questi 2 mesi voi doveste risultare irrequieti, inaffidabili o comunque fare delle cose che minano questa storia, è probabile che dal 21 agosto, con 7 mesi di Marte in Gemelli, rischiate di vivere un allontanamento di qualcuno, oppure voi stessi a un certo punto deciderete che questa cosa proprio non può esistere, che il malessere è tale e quindi ve la date. Ma potreste, come dire, esporvi a delle tensioni. D'altra parte, qualsiasi nuovo inizio ci porta a una sorta di crash test, no? Perché ci porta a una novità che dobbiamo inserire nella nostra quotidianità, farla diventare parte integrante della nostra realtà e curarla. Stessa cosa può accadere se si tratta di un lavoro. Magari avete abbracciato delle novità lavorative con grandissimo entusiasmo, con l'entusiasmo dei segni di fuoco, sostenuto da un cielo di fuoco veramente interessante, e adesso magari la cosa si è fatta pesante, magari è finita la novità e dovete tararvi alle abitudini, a cose che non vi piacciono, magari ci sono i colleghi che vanno in ferie e quindi magari dovete fare qualcosa di più proprio mentre gli altri vanno in ferie, insomma c'è qualcosa di un po' pesante, c'è qualcosa di pesante da risolvere che vi tiene impegnati in un momento di grande caldo, quando voi che siete creature di fuoco col caldo volete esprimervi. Quindi settimana, ma anche mese, molto impegnativo, ragazzi, molto impegnativo, ma anche di grande costruzione interiore, perché questi pianeti in segno di terra, Toro, Nodo Nord, Urano, che vi chiedono di trasformare la vostra realtà e di annettere o nuove persone, o nuove situazioni, o nuovi stili di vita, nuovi modi di fare, formeranno un trigono strepitoso con Plutone, che a sua volta retrogrado e che vi sta trasformando, vi sta facendo crescere, vi sta facendo evolvere. Quindi questa è una sfida, è un impegno che se riuscirete a portare a termine, dal quale se riuscite a non sottrarvi da questo, veramente fra 2 mesi
vi farà trovare proprio persone completamente diverse, ok? Cioè proprio vi darà quel quid in più, vi farà vivere un'esperienza di grande maturazione, anche di grande potere personale. Un altro settore, oltre l'amore, oltre le relazioni, no, che vanno aggiustate, oltre anche il lavoro, che richiedono un'integrazione di armonia e di cose, abbiamo avuto una luna nuova in Cancro, no? La famiglia, il karma familiare, che è congiunta a Lilith, e quindi probabilmente sono emerse delle memorie antiche, delle mancanze, delle frustrazioni, la perdita di qualcuno, antichi ricordi. E con l'ingresso di Mercurio il giorno 5 nel segno del Cancro, probabilmente fino al 18, quindi queste 2 settimane, no? Dal 5 al 18. Ci sarà una rivisitazione, un rivivere cose antiche, cose legate all'infanzia, al rapporto con la madre, qualcosa che dovete integrare, qualcosa che a livello psicologico dovete integrare, dovete risolvere, e qualche zavorra, qualche pesantezza, anche qualche infantilismo, ragazzi, qualche bisogno legato all'infanzia che andrebbe lasciato andare se non ci riuscite. Con quel bel Saturno retrogrado nel settore delle comunicazioni, cercate qualcuno di efficace che vi possa indicare velocemente il modo per ripartire psicologicamente più alleggeriti, perché quando lasciamo le zavorre migliora la nostra vita, migliora il nostro umore, cambiamo noi e cambia anche l'esterno. Quindi, siccome i prossimi mesi saranno impegnativi, ma voi, insomma, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare e voi lo siete assolutamente, e tutto questo serve a evolvere, a trasformarvi e a farvi mettere in campo i vostri molteplici talenti, datevi anche il tempo di capire quale messaggio c'è dietro a tutto quello che si viene a creare e osservatevi, perché è sempre la chiave di tutto. Ragazzi, un grandissimo in bocca al lupo, fatemi sapere come vanno le cose e passiamo agli amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, benvenuti in questa settimana in cui la musica finalmente cambia in meglio. Sono terminate le turbolenze, sono terminati gli scossoni, i fulmini a ciel sereno, sono terminate così, tutte queste, sono terminate le situazioni di lotta, di conflitto, anche di precarietà, se vogliamo. Ma perché? Perché è accaduto questo? Dal 25 maggio al 5 luglio voi avete avuto una dissonanza di Marte in Ariete, che doveva dare aiuto, che è arrivato proprio per dare aiuto a Giove in Ariete, che è entrato nel segno dell'Ariete l'11 maggio. Tradotto, con Giove in Ariete, che è un transito che si verifica ogni 12 anni, oltre ad aver chiuso un ciclo iniziato nel 2010, l'energia stava dando vita ad un nuovo ciclo che durerà altri 12 anni. E ragazzi, il segno dell'Ariete è legato proprio ai nuovi inizi, quindi qualcosa di nuovo deve portarlo per forza. Ovviamente non è che un giovane Ariete può rivoluzionare la vita di chiunque, però sicuramente dà un impatto tanto forte a lasciare andare nel passato quelle cose che non funzionano. Probabilmente voi da Capricorno avete cercato di trattenere, di controllare tutto, di gestire tutto, di imporre il vostro volere, la vostra capacità di comando, la vostra autorità, la vostra autorevolezza. Però probabilmente, molto probabilmente, qualche pezzo dovete averlo lasciato nel passato, per forza di cose, e la luna nuova in Cancro, tra l'altro congiunta a Lilith, probabilmente ha sancito la fine di qualcosa, e una sorta di rinascita che però sicuramente a livello emotivo vi ha fatto venire fuori, non lo ammetterete mai, ma vi ha fatto emergere mancanze, bisogni,
anche eccessivi, no? Proprio di compensazione, dipendenze da qualcosa, dipendenze emotive, dipendenze affettive. Deve essere stata le giornate della luna piena in Cancro congiunta a Lilith del 29 giugno, devono aver segnato un momento emotivamente turbolento, però presa coscienza nella vostra interiorità delle cose che non vanno bene, adesso le turbolenze sono finite. Marte vi ha fatto sganciare quello che voi cercavate di trattenere e che non era più trattenibile, e chi invece è rimasto dov'era, con chi era, nelle situazioni in cui era, vuol dire che ha ancora chance, no? Che le situazioni che vive hanno ancora energia e hanno ancora chance, di andare nel futuro. Quindi adesso si riparte a nuova vita. Questo Marte nel segno del Toro, che questa volta fa un ottimo aspetto con i pianeti in Cancro e con il Mercurio in Cancro, no? Che vi disorienta, vi fa sentire un attimino meno autorevoli del solito, forse vi riporta all'infanzia, ai bambini, quando dove eravate alle speranze degli altri, dei genitori, no? Dovevate rimettere la vostra vita, l'andamento delle vostre vicende, in mano degli adulti. C'è questa fase di transizione, ragazzi, ma innanzitutto vi aiuterà a crescere, dura fino al 18 luglio, non è eterna, sono quelle fasi, quei momenti in cui dobbiamo rimanere soli con noi stessi e dobbiamo guardarci dentro. So che siete molto impegnati con cose esterne, ma ogni tanto ci vuole un'immersione dentro di noi, dentro i nostri ricordi, essere onesti con se stessi e soprattutto cercare di riconnettervi al vostro bambino interiore, al vostro cuore, a quello che desiderava quel bambino. Perché? Per fare scelte in linea con la vostra interiorità nel futuro, perché a breve con questo fantastico Marte, allora innanzitutto questo fantastico Marte vi porta a ricostruirvi emotivamente, psicologicamente, a divertirvi, a trovare l'amore. Qui arriva una svolta del destino a breve, no? Entro il 21 agosto dovrebbero esserci grandissime novità. Se volete approfondire, nell'introduzione ho messo il link in sovrimpressione del video dedicato a queste svolte magiche del destino nel segno del Toro, e trovate anche il video delle svolte del destino nel canale YouTube. Quindi a voi dovrebbe arrivare l'amore, dovreste avere un'estate nella quale riuscite a ricaricarvi, ristorarvi, rigenerarvi, ma sarà anche un'estate impegnativa nella quale vi state ricostruendo. Consiglio delle stelle: cercate di riconnettervi al vostro bambino interiore, cercate o di andare oltre il vostro ego, che è qualcosa di massiccio e di poderoso, e di fare delle scelte, magari meno vistose, meno mastodontiche, meno eccezionali, ma più in linea con la vostra interiorità. Perché avete un Saturno che sì, è uscito dal vostro segno da un anno e mezzo, quindi le pesantezze si stanno alleggerendo. Però, vi sta adesso nel segno dell'Acquario, siccome è sempre il vostro governatore, vi sta chiedendo anche di riacquistare una sorta di libertà interiore e di darvi meno costrizioni, ripeto, legate alla materia, di scegliervi qualcosa che vi faccia essere più felice, non soltanto egoicamente, no? Quindi non soltanto a livello di potere e di prestigio, che sono le cose a cui istintivamente, proprio animicamente ambite. Ma cercate anche, no, di fare una selezione di quelli che sono gli eccessi. Probabilmente vi verrà chiesto anche di potare delle relazioni ridondanti, dei rapporti che hanno fatto il loro tempo. Cercate di regalarvi una sorta di libertà, una sorta di indipendenza, qualcosa che vi faccia stare realmente bene. Questo è il tiro ed è importantissimo. Poi, ovviamente, dovremo vedere cosa accadrà dal 21 agosto, quando Marte in Gemelli per ben 7 mesi vi traghetterà in un nuovo stile di vita, in una nuova dimensione di vita e lavorativa, se avete avuto dei cambiamenti lavorativi, molto movimentata, che probabilmente dal prossimo anno prevederà un trasferimento, no?
fosse anche all'interno della stessa azienda, ma comunque un cambiamento. Però tutto dipende da quello che accadrà. Sì, ragazzi, da tutto quello che accadrà in questi 2 mesi a partire da questa settimana, perché potremmo avere dei colpi di scena, delle fortune. Guardate. Non abbiamo Giove, però io qui lo dico e qui lo nego. Provate a giocare, responsabilmente, ma provate a tentare la fortuna occasionalmente. Veramente vorrei sperimentare, vorrei vedere che cosa accade con questo transito, che non è Giove, ma è un transito che cambia la vita. Quindi, insomma, provate a giocare fino al 21 agosto, responsabilmente, mi raccomando, che avete Saturno, nel settore dei soldi, siete responsabili. Però dobbiamo prima vedere, perché veramente siete in una fase di ricostruzione, dobbiamo prima vedere che cosa accade in questi 2 mesi per capire quale sarà la vostra final destination, perché anche di questo si tratta. Avete Giove, per tutto un anno, a parte 2 mesi, novembre e dicembre, nei quali probabilmente la vostra final destination sarà ufficiale, avrete Giove in Ariete in un settore radicale del vostro tema natale che può portare dei cambi di domicilio, delle novità grosse proprio a livello o familiare o immobiliare, insomma, proprio a livello di radici. Quindi, e potrebbero dipendere anche dagli incontri, dagli scoop che avverranno tra luglio e agosto. Quindi, insomma, è una situazione, molto interessante, ma da seguire, da monitorare passo passo. Quindi, giochiamo responsabilmente, riconnettiamoci al bambino interiore, cerchiamo di fare sì scelte che ci danno prestigio, ma ascoltate il cuore. Questo è il momento di ascoltare assolutamente il cuore, altrimenti le cose decolleranno poco e male, non vi andate a infilare in situazioni complicate, ascoltate il cuore più della mente, cercate di stare nel sentire, vedete dove vi porta il cuore e fatemi sapere. Un grandissimo in bocca al lupo e passiamo agli amici dell'acquario e dell'ascendente acquario. Cari amici dell'Acquario e cari amici con l'ascendente Acquario, questa settimana il cielo cambia e diventa un po' meno brioso, un po' meno sprint, un po' meno leggero e probabilmente tedioso rispetto a quelli che sono i vostri desideri, quelle che sono le vostre frequenze e quelle che sono le vostre tempistiche. Marte, fino al 5 luglio è rimasto nell'amico segno dell'Ariete, è entrato nel segno dell'Ariete il 25 maggio, quindi gli ultimi 45 giorni sono stati molto laboriosi, interessanti, legati a nuove iniziative, pieni di energia, pieni di fuoco, vi siete sentiti finalmente vivi, finalmente pronti a lanciarvi in una nuova avventura come non succedeva da tempo. Adesso le cose però, se avete buttato dei semi, si trasformano, l'energia cambia. E che cosa accade? Che se i semi sono stati piantati bene, l'energia inizia a dare i frutti. Ragazzi, se non sono stati piantati bene o se non sono stati piantati i semi, qui la faccenda si fa un po' pesante. Perché? Perché il terreno si fa arido e quindi dovrete fare un lavoro di revisione importante delle vostre scelte, del vostro operato, dei vostri atteggiamenti, che richiederà un 45 giorni, quindi dal 5 luglio fino al 21 agosto, di impegno, proprio di dissossare il terreno. E questo può essere sia a livello fisico che a livello metaforico o energetico, personale ed emotivo. Quindi, se avete dato vita a una nuova attività e questa si arena, riavvolgete il nastro, visto che avete Saturno retrogrado, Plutone retrogrado, Nettuno ormai retrogrado dal 28, ma nel vostro caso è Saturno che comanda.
riavvolgete il nastro e andate a vedere dove è stato l'errore. Se è un amore e non sta sbocciando con quella bella Venere in Gemello, se arranca, beh, ragazzi, o non è la persona giusta, o probabilmente qualcosa nei vostri comportamenti potrebbe averlo frenato. Io so che l'acquario, l'ascendente acquario, anche le lune in acquario non amano essere messe fortemente in discussione. La colpa è sempre all'esterno, ok? Siete tra i più difficili da far ragionare e infatti spesso siete tra i più difficili da raddrizzare e spesso insomma state inguaiati. Diciamo, sicuramente con Saturno sono venute a galla tante cose, perché poi Saturno è un maestro inflessibile che tanto dà ma tanto toglie, e non toglie a casaccio, toglie quello che non serve. Il problema più grande di chi ha valori personali in acquario è, ragazzi, l'orgoglio, ok? Sapendo di avere magari tante qualità, essendo furbi, scaltri, veloci, avendo una capacità di trovare il punto debole delle persone, di andare a colpire, di essere quindi capaci di distruggere cose che però già si reggevano, perché altrimenti nessuno è Dio sceso in terra, no? Quindi avere questa capacità di distruzione, essere dei grandi provocatori, arricchisce un ego che però, ragazzi, spesso è malato, perché magari godere di quelle cose non è specchio di grandissima evoluzione, ok? È specchio di grandissima frustrazione. Perché? Perché magari avete anche dei talenti strepitosi, ma usati male, lasciano il tempo che trovano, o addirittura lasciano una scia di cose che non sono belle, che poi insomma chi semina vento raccoglie tempesta. E questo più o meno è quello che purtroppo, o per fortuna, per chi vuole evolvere, Saturno quando passa ogni 30 anni, per fortuna, però quando passa quei 3 anni sui nostri valori, ci riporta tutto il vento che abbiamo seminato sotto tempesta. Quindi, quando le cose proprio si arenano, e probabilmente con Saturno, no? Retrogrado soprattutto, non saranno liscissime per tutti, dovremmo fermarci, limare l'ego, accettare il feedback esterno. Quindi, quello non funziona, quello non funziona, quello non mi vuole sentire, quello se ne va. Beh, e mettersi in discussione è quello che assolutamente ci chiede Saturno. Saturno ci dice che tutto quello che non funziona nella nostra vita, se siamo maturi e responsabili, accettiamo che parta da noi, da atteggiamenti sbagliati, da abitudini sbagliate, da scelte sbagliate e magari da un ego che va ridimensionato, no? Spesso l'acquario guarda agli altri, dà consigli agli altri, vuole intervenire nelle vite degli altri, ma prima dovrebbe risolvere la propria. Quindi questa è una condizione sine qua non. Un Saturno retrogrado dissonante a questo Marte in Toro indica anche che dobbiamo mettere in discussione anche quello che viene dalla famiglia. Anche quello che viene dalla famiglia di origine, rivedere dei comportamenti che attuiamo inconsapevolmente con la famiglia che ci siamo creati adesso e correggerli. Perché sembra che tra luglio e agosto, per l'acquario, l'ascendente acquario, anche le lune in acquario, ma acquario ascendente acquario di più, ci saranno questi attriti. Quindi rivedere gli atteggiamenti disfunzionali, rivedere il proprio passato con questo Mercurio in Cancro, congiunto ad una luna nuova in Cancro, anticipato da una luna nuova in Cancro che si è congiunta a Lilith, è inevitabile che riemergano ricordi, sensazioni, antiche memorie, ma anche atteggiamenti sbagliati che ci sono stati trasmessi nell'infanzia, che vengono fuori. Sicuramente sarà arrivato un feedback, o abbiamo esagerato noi, o qualcuno ci ha rimandato qualcosa su cui fare attenzione, e sarebbe meglio non ignorarla, perché da lì potrebbe partire la nostra rinascita. Mercurio nel segno del Cancro fino al 18, se non erro, fino al 18 luglio, ragazzi, dovrebbe portare proprio, dovrebbe inclinarvi proprio ad una rivisitazione di chi siete rispetto alla vostra famiglia, di vedere che cosa, quali atteggiamenti continuate a fare che non vi hanno dato, che
che non vi danno soddisfazione, che non vi portano da nessuna parte e che vengono da lì, e cambiarli e trasformarli. E se avete già una famiglia, sicuramente saranno delle giornate, delle settimane da dedicare ai vostri, sicuramente ai figli, ragazzi. Sono delle giornate che richiedono un'attenzione particolare, proprio educativa, di dedizione nei confronti dei vostri ragazzi. Allora, sto guardando il giorno in cui, sì, Mercurio uscirà dal segno del Cancro, sarà il 18 luglio, quindi è un momento per riavvolgere il nastro della memoria, delle memorie antiche, per vedere che bambini siete stati, guarire voi stessi e guarire anche i vostri figli, se ne avete. L'amore è quello che regge. Dovrebbe reggere alla grande: amore, creatività, divertimenti, quelli non mancano mai. Probabilmente qualcosa da mettere in discussione anche lì, però sembra che tutto si svolga in una maniera più agevole. Oltre alla famiglia, tornando alle cose da sistemare, ragazzi, oltre alla famiglia di origine, alla famiglia che state creando, quello su cui potreste dover lavorare è un immobile, un luogo. Qui potrebbero presentarsi tra il 5 luglio e il 21 agosto dei trasferimenti, degli spostamenti, delle vendite, dei traslochi, qualcosa di tempestivo, qualcosa che avviene con una turbolenza e con una velocità che mette in discussione tutto quello che avete creato finora. Se volete approfondire questo argomento, di questo cielo particolarissimo che avremo tra luglio e agosto, nell'introduzione ho lasciato in sovraimpressione il video specifico dedicato alle svolte del destino che ci porteranno l'incontro tra Marte, Urano e Nodo Nord. Dovreste trovarlo anche nell'info box. Di sicuro quel video lo trovate nel canale di Stars in the City digitando Svolte del Destino, ed è un video con la copertina bianca. Ragazzi, gli acquario, l'ascendente acquario, luna in acquario, sono tra i più interessati da questo transito che riguarderà Marte, Urano e Nodo Nord, insieme al toro, allo scorpione e al leone. Quindi ci sono delle svolte importanti che riguardano o il luogo d'origine o gli immobili, ragazzi, i luoghi, o la famiglia, le radici che vanno assolutamente ripulite, o da cui magari vi dovete allontanare, proprio come luogo, come distanze, e andare da un'altra parte. Quindi si inaugura un periodo con questa settimana di trasformazione. Ascoltate i feedback legati alla vostra infanzia, alle vostre memorie emotive, perché la luna nuova congiunta alla Lilith in Cancro ha fatto emergere sicuramente qualcosa. E sappiate che dal 21 agosto avrete un Marte a favore che per tanto tempo, trigono a Saturno, che finalmente vi porterà lontano, o dove volete voi, lontano nel senso anche di raggiungere i vostri obiettivi. E ricordate che avete sempre Giove a favore e che state dando vita ad una nuova vita. State dando inizio ad una nuova vita, e quindi non perdete le speranze. L'importante è che tutto quello che iniziate adesso abbia radici solide, e alla base deve esserci necessariamente una robusta consapevolezza di chi siete veramente e dove volete andare. Quindi, ragazzi, forza e coraggio, fatemi sapere come vanno le cose. Un mega abbraccio, e passiamo agli amici dei pesci e dell'ascendente pesci. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci, da questa settimana, nello specifico dal 5 luglio, il cielo crea degli allineamenti perfetti per il vostro segno solare, per il vostro ascendente, anche se avete la luna in pesci, ragazzi, per tutti i valori in pesci compreso lo stellium, e si crea un'armonia celeste di cui sentirete assolutamente gli influssi. Quindi le cose iniziano a sistemarsi, finiscono le turbolenze, finisce la lotta, questa lotta agguerrita che avete dovuto sostenere negli ultimi 45-50 giorni, anche qualcosa prima, ragazzi. Da maggio proprio le cose si sono fatte dure, combattive, sembrava
Ogni giorno, probabilmente, di quelli che avete vissuto aveva un po' il sapore di stare su un ring, no? Avete dovuto lottare per qualcosa, per affermarsi, per avere spa, per affermarvi, per avere spazio, per avere indipendenza, per stare anche con la testa fuori dall'acqua, perché tante sono state anche le emozioni, che poi è tipico del vostro segno, che a un certo punto vi hanno sommerso, no? E che i timori, le paure, che a un certo punto spegnevano, riuscivano a spegnere in alcuni momenti anche tutto quel fuoco che vi ardeva dentro e che vi spingeva a combattere e anche a vincere le sfide che vi si sono presentate. È chiaro che andando a monte, andando a ritroso, soprattutto magari per le persone che capitano per la prima volta su questi video, che sono tante, che quindi magari hanno perso il filo, perché ovviamente uno non può ascoltare gli oroscopi settimanali delle, no, precedenti andando molto a ritroso. I pesci e l'ascendente pesci, ma anche le lune in pesci, hanno avuto da Capodanno fino all'11 maggio il ritorno di Giove. Questa volta è che è un ritorno che avviene ogni 12 anni e che ha chiuso un ciclo iniziato nel 2010, un altro nel 98, uno nell'86, 74, se non sbaglio 61, 62. Ovviamente si può andare a ritroso di ogni 11-12 anni, ragazzi. Io ovviamente per la durata vita della la durata media della vita mi fermo agli anni 60, ma credo anche nel 43. Non ricordo più, su Instagram trovate sicuramente tutti i cicli di Giove in pesci, ma comunque si chiudono dei cicli che tecnicamente dovrebbero essere tra i più recenti, anche se questo ciclo è stato particolarissimo. Si è chiuso in una maniera grande, ne ha aperto altri in maniera esagerata e forse, visto che già il segno dei pesci è legato alle maree, è legato all'espansione, è legato a vivere il sogno e a volte a poco ancoraggio con la realtà, probabilmente la tendenza all'esagerazione, all'allargarsi troppo è già insita nel segno. Con i transiti che ci sono stati in questa primavera, e cioè delle congiunzioni che Giove in pesci di transito ha fatto con Nettuno, quindi ha amplificato ancora di più i sogni, i desideri, i bisogni, le necessità, la voglia di espansione, che a volte però forse non aveva le radici sufficientemente solide. Poi ovviamente c'è stato un momento tra aprile e maggio dove Giove e Nettuno erano addirittura congiunti a Venere e Marte, e ragazzi, lì proprio anche gli eccessi, anche proprio il sogno, il bisogno anche di scollarsi dalla realtà che stava diventando da un lato pesante, mentre il bisogno di sognare era diventato grandissimo, può aver creato una serie di attriti. Insomma, fatto sta che si inaugura un dodicennio per voi nel 2022, perché ci sarà il ritorno di Giove anche in autunno, un dodicennio sicuramente di espansione, sicuramente meno destrutturante dell'ultimo ciclo di 12 anni, perché nel 2010 Giove si congiunse con Urano e Urano, ragazzi, in pesci porta molto stress emotivo, molte situazioni veramente debilitanti proprio a livello di certezze interiori, di benessere psicologico, nonché di risorse anche economiche. Quindi sicuramente il transito che è stato inaugurato adesso, io ve lo riconfermo, per 12 anni sarà molto più costruttivo, perché questa volta Giove, nel concludere il suo ciclo, non ha incontrato un Urano dissonante, ma ha incontrato un Urano favorevole e si è congiunto a Nettuno, che comunque è un pianeta amico del governatore. Però, ragazzi, non vi allargate troppo, ok? Quindi, vedo molti pesci che probabilmente hanno dato vita ad un'espansione impegnativa e forse eccessiva. Avete fatto le esperienze di cui avete bisogno, però adesso bisogna selezionare e ritornare con i piedi per terra. Adesso potete farlo perché le turbulenze sono finite. Da questa settimana avete un Mercurio favorevole, quindi avrete degli interlocutori che finalmente vi offrono chiarezza e forse anche voi, finite le turbulenze, finito lo stress della lotta, avete delle orecchie più aperte.
aperte, avete una distensione, una calma che vi consentono di far arrivare anche quello che magari non vi è comodo o che vi riporta troppo bruscamente alla realtà. Io vi ricordo che da questa settimana potete veramente iniziare a fare il famoso conto della serva, quello che funziona e quello che non funziona. Avrete fino al 21 agosto un Marte favorevolissimo e anche molto concreto, molto pratico. Vi consiglio di sprecare, di dedicarvi, lo so che sono mesi estivi, lo so che avete bisogno di girare, lo so che questo Mercurio in Cancro vi sta creando, e anche Marte vi sta creando occasioni di viaggi, vacanze, trasferimenti, però è anche il momento di decidere per il vostro futuro, perché dal 21 agosto, con Marte nel segno dei gemelli che rimarrà per 7 mesi, poi ci sarà troppo da fare, no? Ci saranno troppe tensioni, dovrete essere elastici, ci saranno movimenti, viaggi, arrivano tante cose, forse sarete indecisi fra due situazioni, fra due persone, fra due amori, fra due lavori. Quindi bisogna guardarsi dentro e capire di che cosa si ha bisogno adesso, però non soltanto che cosa si ha bisogno nei sogni, perché anche io voglio andare a vivere a Dubai, però ragazzi, dobbiamo essere pratici e riuscire a fare del nostro meglio con quello che abbiamo adesso e conoscendo la nostra personalità e i nostri limiti, ok? Quindi anche fare le cose gradualmente. Da marzo 2023 voi avrete Saturno nel vostro sole, nel vostro ascendente, sul vostro stellium, sulla vostra luna. Che significa? Che se non fate una tara sana adesso, che avete Marte a favore, Urano a favore, Nodo Nord a favore, Mercurio a favore, Nettuno retrogrado che vi dà anche la possibilità di ritornare sui vostri passi e di rivedere le cose. Plutone a favore, ragazzi, se non lo fate adesso sarà Saturno che poterà tutto quello che è in eccesso, tutto quello che non si regge in piedi, tutto quello che non ha radici solide, tutto quello che non vi appartiene, che non vi appartiene, ok? Questa è come dire, la cosa più grande che ci fa Saturno. Saturno, ragazzi, cioè il consiglio che vi do io è di vivere in funzione del prossimo anno, ok? Perché sarà un anno di consolidamento per le scelte azzeccate e sarà un anno di eliminazione di tutte le scelte sbagliate e questo avverrà a 360 gradi. La casa, l'amore, quel luogo di lavoro, quella persona, quegli amici, il nuovo hobby, questo corso di studi nuovo che sto facendo, perché è chiaro che con Giove in Pesci quest'anno avete fatto nuove esperienze, avete sentito proprio il bisogno di allargarvi. Dato l'eccesso di pianeti nel segno dei pesci, probabilmente vi siete allargati tanto, avete sentito il bisogno di spaziare tanto e non tutte le cose funzionano perché vi stavate conoscendo, vi siete sperimentati, vi siete messi alla prova, avete sperimentato, ho provato a fare questo, ho provato a fare quello. Adesso bisogna selezionare e quindi è saggio non continuare ad investire nelle cose che non funzionano perché altrimenti adesso siamo a luglio. Avrete 7, 8 mesi, 9 mesi nei quali continuerete a buttare tempo, che è l'unica cosa che non ci ritornerà mai indietro, ed energie, che servono anche quelle per fare bene, e magari a marzo, aprile, maggio dell'anno prossimo, giugno, arriverà Saturno e le toglierà tutte e voi dovrete ricominciare. Con i transiti positivi che ci sono adesso, sfruttateli magari non soltanto per divertirvi, il ristoro e la rigenerazione sono sacrosanti, ma sfruttateli per capire dove volete andare e fatevi magari consigliare da qualcuno, magari cambiate i soliti punti di riferimento, ok? Se avete sbagliato finora, probabilmente i vostri interlocutori, i punti di riferimento, le persone con cui scambiate, magari sono obsolete. Magari hanno fatto il loro tempo. Giove indica anche la necessità di evoluzione, trasformazione e cambiamento. Sentite qualche altra campana. Provate ad immettere un'energia nuova nella vostra vita, anche mentale,
e vedete se le cose migliorano, ok? Quindi trasformazione ed evoluzione. Detto questo, sono favoriti tutti i concorsi in questo momento, l'invio di curriculum, i viaggi, i trasferimenti, l'inizio di terapie. Se siete degli studenti dovete assolutamente dare gli esami fino, certo ad agosto l'università è chiusa, approfittate di luglio, lo so che non è il massimo, ma potreste macinare cose veramente fantastiche, ragazzi. Soprattutto, l'ho lasciato per ultimo, non è giusto, ci dedicherò tutta la prossima settimana qui. Arriva l'amore o ritorna, se si era allontanato un attimo, e queste saranno fino al 18 luglio, ci saranno degli incontri veramente fantastici, ragazzi, e quello che arriva adesso potrebbe diventare stabile e felice l'anno prossimo. Se l'amore ce l'avete già, oltre a passare a trascorrere delle giornate strepitose con il partner, beh, potrebbero arrivare figli, potrebbe arrivare qualcosa di molto fortunato, e se lavorate con la creatività, il periodo sarà veramente prolifico. Quindi, ragazzi, il momento è d'oro. Solo a casa c'è qualcuno che vi punzecchia ogni tanto, che vi sfugge, ma veramente poco conto, godetevi questo momento e fate delle scelte oculate. Un grandissimo, immenso abbraccio. Siamo arrivati alla fine di questo video anche questa volta. Io vi ringrazio per essere stati con me. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere informati di tutti i prossimi video in uscita. Io vi aspetto per i prossimi video e buona settimana a tutti.